Ciao Mauro. Ciao, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buonasera. Anzi, buonasera, è vero. Buonasera. Buongiorno. Buonasera al presidente Palmucci, Alessandro Zanin, buonasera. Massimo Saurini, Silvia Antonini. Buonasera. Ciao Novizza, benvenuto. Ciao Andrea. Amico, Chiara Sirianni, ciao Daniele Nepoti, generale Battisti, benvenuto Andrea D'Amico. Ferdinando, non so chi sei, scusami, ma ti saluto lo stesso. Ecco che è arrivata anche Giuliana, benvenuta. Silvia Borsari, Giovanna, Gabriele, Ciao. Maria Gabriella Pasqualini. Saluto un po' tutti, sto solo cercando... Ah, ecco, sta per collegarsi Luca Barabino, Giovanni Fasanella, dicevo. Silvio De Girolamo, benvenuto Silvio. Roberto... Siamo già a 54 persone. Sì, 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 ciao, sì. Ciao a tutti. Io ciao, grazie Andrea. Ciao. Ciao Andrea. Ciao Gabriele, benvenuto. Abbiamo solo... Ciao Andrea. Ciao, ciao, come stai Dario? Bene, bene. Un attimo, perché abbiamo la tella che mi dice sono pronta, ma un numero di cellulare. Ci sono due numeri di cellulare connessi. No, attimo. Ma non è quello. Comunque c'era qualche difficoltà per connettersi, anch'io sì. Ho provato. Un attimo, mi silenzio e chiamo. Sempre in giacca, Gabriele. Ormai qua siamo smart in tutto. Sai che abbiamo gli stessi occhiali, devo metterli. Li tengo per l'estate. Stai bene, Amo? Mai stato meglio. Favoloso, ci vuole un po' di ottimismo. Io ci provo a diffondere un po' di ottimismo, diciamo, con pochissimo successo. No, ci riesci, vabbè. Diffondi ottimismo e in qualche modo promuovi una dialettica, quindi ecco, ha ragione. È un doppio risultato positivo. Auro, ti porti già a casa questo doppio complimento? Direi che parti bene, no? Spegnere e me ne vado. Ma posso solo peggiorare. Solo un attimo, stiamo collegando Maria Latella che si è persa le credenziali. Un attimino solamente, adesso gliele... Ma vogliamo già ricordare le regole per mandare avanti interventi e domande, Margherita? Così. Certo, allora faccio un riepilogo anche per le persone che si sono collegate agli altri talk. Dunque, abbiamo stabilito qualche regola di netiquette per mantenere l'ordine durante il talk. La prima regola è quella di mettere il microfono in muto quando non si parla per evitare che ci siano rumori di fondo in primis. La seconda è che gli interventi, le domande verranno regolati da me, quindi potete tranquillamente scrivermi nella chat di Zoom per richiedere la parola, in modo che io possa coordinare gli interventi che saranno regolati interne e la durata della domanda o dell'intervento sarà circa di 2 minuti e 30.
al termine dei quali verrà suonato un campanello che potrete sentire e avviarvi a conclusione. Questo era il campanello. Allora, vedo che si sta connettendo il dottor Barabino. Adesso fra poco iniziamo il nostro talk. Margherita, Maria Latella chiede le credenziali sulla mail, dice che se le perse, se può mandarle. Sì. Ah, sì. Va bene, nel frattempo vi ringrazio tutti, qui siamo al 15° talk resiliente, oggi siamo più di 60, settimana scorsa ne abbiamo fatti ben 4, questa settimana ci limiteremo a farne 3, oggi ovviamente parliamo di comunicazione post-Covid, abbiamo ovviamente una serie di ospiti molto autorevoli, poi li presenteremo. Vi dico solamente che mercoledì avremo ospite Stefano Parisi nel 16° talk resiliente. Abbiamo deciso che è bisestile, quindi giovedì passiamo direttamente al 18° talk resiliente, saltando il 17° e sarà nostro ospite Roberto Luongo, direttore generale del ICE, sul tema della protezione, promozione e difesa del Made in Italy e promozione del Made in Italy nel post-Covid, e poi ci godremo il weekend lungo e riprenderemo da lunedì prossimo. Questo è un po' diciamo lo stato dell'arte. Oggi la nostra chat si è un po' infervorata all'indomani della conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Speriamo che adesso, insomma, sì. Okay. La calma, ecco che vedo che è arrivata con noi Maria, benvenuta, e speriamo che la calma nella nostra chat, la moderazione nella nostra chat ricominci ad esserci da domani. È chiaro che tutto quello che è stato detto e fatto in quest'ultimo DPCM effettivamente va un po' lontano da quella che è il nostro... Oggi, come si è detto, si parlerà di comunicazione. Il quesito di molti è se la comunicazione cambierà la comunicazione d'impresa e la comunicazione strategica cambieranno all'indomani del Covid. So che siete tutti molto curiosi di che cosa appunto avremo da raccontarvi. Gli ospiti li presenteremo dopo, ma adesso cedo la parola a Francesca Montemagno, che è co-founder di Smartive, e anche lei una comunicatrice, anche stata addetta stampa, ha curato l'ufficio stampa della Fondazione Luca Coscioni, quindi in materia di advocacy ne sa qualcosa. Francesca, ti lascio la parola e un pochino introduci il tema di oggi. Grazie. Grazie Andrea, buonasera a tutti. Come diceva Andrea, sì, mi sono occupata a pieno titolo di comunicazione in azienda per l'associazione Coscioni. Ho più che altro curato quella che è una campagna di cui avrete sicuramente letto, anche grazie a quello che è stato il gesto generoso di DJ Favo, e quindi abbiamo parlato di quello che è l'importanza della dignità nel fine vita. Detto questo, entriamo oggi mi occupo, solo piccola parentesi, di trasformazione digitale. Aiuto le aziende, le persone delle aziende ad abbracciare un nuovo mindset, ad abbracciare un nuovo approccio a quello che è il lavoro, e consentitemi una battuta, esco dal periodo di startup nell'anno del Covid-19, quindi insomma speriamo andrà tutto per il meglio, mettiamola così. Covid-19, quindi emergenza sanitaria che in qualche modo ha stravolto quelle che sono le nostre abitudini. C'è chi già ci indica delle nuove modalità di saluto, no? Il namaste fatto col gesto giusto per evitare che diventi aggressivo anziché essere gesto di ringraziamento, ha in qualche modo anche cambiato quella che è la percezione del mondo a contorno, e quindi inevitabilmente
cambierà il modo in cui lo racconteremo e il modo in cui i brand si racconteranno. Già da tempo possiamo dirci tra noi addetti ai lavori che siamo balzati da un paradigma che era principalmente basato su quella che era visibilità e status a un paradigma basato su quello che è la fiducia che il consumatore accorda anche in base alla consistenza, alla coerenza al brand. Quindi un primo salto anche grazie al digitale, all'impatto del digitale c'è stato. Stiamo guardando il mondo da una finestra, quindi mediati per molte ore al giorno da dei display, e questo cambiamento di prospettiva ha già iniziato a influenzare il modo in cui comunichiamo. Virtualmente, a livello pubblicitario, abbiamo assistito a una serie di fasi, no? Attraversate da un primo momento in cui si voleva reagire andando avanti al grazie verso i propri dipendenti, piuttosto verso quelli che sono gli operatori impegnati nell'emergenza sanitaria. Quindi sfogliando le pagine, io le sto accumulando anche perché metto insieme l'analogico e il digitale per quelli che sono i miei studenti del master. Quindi mi piace mettere in relazione quello che in queste settimane stiamo producendo a livello di comunicazione. Si stanno usando strane metafore, quelle della guerra, l'immagine della resistenza. Dopo in chat vi manderò un link che ho scovato su Art Tribune. Un utente YouTube, tanto bottom up quindi, ha ricostruito lo spot di questo periodo mettendo insieme i fotogrammi dei singoli spot mandati in onda dai brand che hanno deciso di adeguare la loro comunicazione, quindi di non sospendere. E mostra un ambiente, un paesaggio abbastanza desolato, strade deserte, piazze vuote, saracinesche abbassate e tante voci conosciute da Sophia Loren in poi. Fondamentalmente, secondo Kantar, solo l'8% degli italiani avrebbe preferito che i brand stoppassero la comunicazione. Gli altri invece si aspettano un ruolo diverso sui temi del welfare, sui temi della sostenibilità, si aspettano che i brand prendano posizione in questa emergenza, oltre il grazie. E dall'altra ci fanno sapere che prevalgono le preoccupazioni finanziarie su quelle sanitarie, solo il 50% contro il 78% si preoccupa della malattia in sé per sé. E dall'altra i millennial ritengono che saranno la generazione ancora una volta penalizzata da questa crisi. Quindi fondamentalmente abbiamo bisogno di pensare a lungo termine, sappiamo che non tutto tornerà come prima, sappiamo che ci sarà uno strascico di crisi con cui dovremo fare i conti, dobbiamo prendere delle decisioni tenendo presente che come esseri umani nei momenti di stress, nei momenti di emergenza, il nostro cervello fa un po' fatica a proiettarsi nel futuro perché è più coinvolto nella contingenza. Quindi, per passare la parola a Maria, diciamo che la comunicazione può essere una bussola in questa progettazione di futuro. È una bussola che forse deve ripensarsi, deve ripensare il modo in cui agisce e supporta quelli che sono aziende e istituzioni, che sia comunicazione pubblica, che sia comunicazione a supporto di brand, di no profit, e dall'altra non dobbiamo dimenticarci di avere uno sguardo che sia multigenerazionale, ma anche multigenere, perché questo smart working sta minando alcuni percorsi al femminile e in modo abbastanza pesante le giornate delle donne in una cultura come quella italiana. Dall'altra dobbiamo dare la giusta dimensione alla tecnologia e al digitale e finalmente dare concretezza a una strategia sostenibile. Maria. Grazie, grazie Francesca, grazie Andrea Vento, saluto Margherita Fedocci e tutti coloro che ci stanno seguendo.
Il mio mestiere è raccontare il presente e indagare il futuro. Questo faccio come giornalista, di solito occupandomi di politica, ma non solo, perché con un programma radio che tutte le mattine ha a che fare con l'attualità, diciamo che mi sono occupata di epidemia, come mai mi sarei aspettata di occuparmi nella mia vita professionale. Ma appunto sta succedendo qualcosa di assolutamente inesplorato per tutti noi. Tutti noi stiamo percorrendo terre incognite ed io, come dire, fedele a quello che faccio di mestiere, che è fare domande, indagare, cercare di capire, vorrei proprio capire come cambierà la comunicazione al tempo del Covid-19, se cambierà a seconda delle differenti aziende, se cambierà tenendo conto delle crisi del passato, perché in queste settimane tutti noi siamo portati a guardare come abbiamo reagito dalle crisi in cui magari non c'eravamo, eravamo bambini, quella petrolifera degli anni 70, alla crisi del terrorismo in Italia, e poi tutti facciamo riferimento alla crisi del 2008 e tutti ci sentiamo dire questa è una cosa diversa. E allora come cambieranno le aziende, come cambierà il modo di comunicarle? E abbiamo la fortuna di avere i più grandi comunicatori che in Italia fanno da molti anni molto bene il loro mestiere, e siccome io sono arrivata tecnicamente qualche minuto dopo l'inizio, immagino che Margherita abbia già illustrato, vero? No, non ancora. No. E ti appresti a farlo? Allora, a farlo. Allora io lascio a te il compito di illustrare appunto, le persone che questo pomeriggio ci aiuteranno nel percorso di comprensione di una cosa affascinante e anche un po' terrorizzante, vale a dire che cosa succede nel mondo della comunicazione nelle aziende italiane ai tempi del coronavirus. Allora, procedo a leggere le biografie dei nostri ospiti in ordine alfabetico per non far torto a nessuno. Luca Barabino è fondatore e CEO di Barabino & Partners, gruppo leader in Italia nella comunicazione d'impresa. Barabino & Partners ha uffici anche in UK, Germania, Belgio e USA. In Italia ha di fatto introdotto la comunicazione finanziaria corporate, che lo ha visto protagonista nelle più significative operazioni finanziarie avvenute negli ultimi 20 anni. Numerosi premi vinti, tra cui 2 Leoni d'Oro, al Festival Internazionale della Pubblicità e Comunicazione di Cannes, al fianco di Heineken Italia per il progetto Auditorium nel giugno 2010 e l'Award alla Dolce Vita quale miglior comunicatore del Sud in Italy nel mondo nel marzo 2008. Auro Palomba. Auro Palomba inizia come giornalista economico al giornale di Indro Montanelli. Dopo 15 anni cambia mestiere e diventa direttore della comunicazione in istituzioni finanziarie. Nel 99 crea con Maurizio Costanzo e Alessandro Benetton la Maurizio Costanzo Comunicazione. Nel 2011 si separa e fonda Community. Da quasi 20 anni azienda leader nel mondo del reputation management. Impegnato in prima linea nelle più complesse operazioni straordinarie del nostro paese, ha contribuito a costruire, gestire e difendere la reputazione di importanti famiglie imprenditoriali e gruppi internazionali. Nel 2018 Community fonda Reputation Science, società che si occupa di analisi e monitoraggio della reputazione online. Nel 2019 ha vinto il premio Mergerlinks come miglior advisor M&A d'Europa. È membro dell'advisory board di Save the Children e presidente dei piccoli azionisti del Milan. Giuliana Paoletti è laureata in economia e commercio, in scienze politiche e in lettere e filosofia. Dopo aver studiato a New York presso la Columbia University, al suo ritorno in Italia nel 1981,
Inizia la sua carriera in LS, azienda a quel tempo leader nella produzione e commercializzazione di abbigliamento sportivo, dove dal 1984 al 1987 ricopre il ruolo di direttore della comunicazione e relazioni esterne. Dal 1981 al 1983 è assistente alla cattedra di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Perugia, facoltà di economia e commercio. Nel 1987 fonda Image Building, che gestisce in qualità di presidente. Grande appassionata di tennis ed ex giocatrice, collabora con la federazione. È stata membro del comitato di gestione degli internazionali BNL di Roma e dell'ATP Next Gen e parte del board di Sportcast, azionista unico del canale Super Tennis. Console generale onorario del Regno di Danimarca per Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna. Grazie, grazie Margherita. Manca una bio, poi le lascio la parola. Pensavo che si fosse autopresentato prima. Senza voler competere con i nostri ospiti. Leggo anche la bio del dottor Vento. Laurea in economia politica all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Giornalista, collabora con testate come l'ADN Kronos, Il Foglio e l'Indipendente. È per oltre 14 anni dirigente presso il Comune di Milano, dove si è occupato di relazioni internazionali e istituzionali, promozione e valorizzazione culturale, curando rapporti con multinazionali del settore finanziario ed industriale. Tra il 2006 e il 2008 ha diretto la campagna internazionale per l'assegnazione a Milano di Expo 2015. Dal 2001 al 2013 ha avuto incarichi amministrativi ed istituzionali nella Fondazione Stelline, Stelline Servizi Congressuali e Fondazione Fiera di Milano. È stato inoltre consulente su temi legati all'internazionalizzazione di Provincia di Milano, Provincia di Pavia, Fiera Milano SPA e Fiera Milano International. Consigliere di indirizzo della Fondazione Centro per lo Sviluppo dei Rapporti Italia-Russia. È autore di numerosi saggi e vincitore del premio Acquistoria con In silenzio gioite e soffrite. È ufficiale della Riserva e dell'Esercito di Milano e nel 2011 fonda l'Agenzia di Comunicazione Strategica Vienna Vento Associati, con specializzazioni di nicchia nei settori del public affair, corporate diplomacy e sostenibilità. Grazie. Scusa Maria, fammi dire una battuta. Fortunatamente ancora non esiste l'Esercito di Milano, ma si intende... Ho detto Esercito di Milano, scusate tutti per l'errore. Io già ti vedevo a cavallo però, Andrea. Allora, io vorrei invertire un po' l'ordine alfabetico con la quale Margherita ha introdotto questo bio e passare, se me lo consentite, un po' più informalmente, con un ordine che va per i nomi di battesimo e quindi cominciando da Andrea, Auro, Giuliana e Luca. Siete d'accordo? Noi ci adeguiamo. Certo. D'accordissimo Maria, intanto ben trovati. Eccoci. Allora, la mia prima curiosità, che nasce anche dalle chiacchiere che abbiamo fatto questa mattina, è legata appunto alla comunicazione di queste settimane, perché, lo diceva prima Francesca, molte aziende sono arrivate, come dire, anche sull'onda dell'emozione di queste settimane, con una comunicazione per lo più fatta sui quotidiani, ma non solo, ringraziando o facendo appello all'unità che bisogna comunque, diciamo, dimostrare in situazioni come questo. Di comunicazione di valori in realtà si parla da molti anni, ma come cambierà questa comunicazione fondata sui valori oggi, di fronte a un evento che ha, come dire, sconvolto alcune almeno delle certezze che avevamo. Eravamo abituati a considerare la morte qualcosa che si poteva vincere. In California si stava studiando, non dico l'immortalità, ma qualcosa che ci si avvicinava. Avevamo il problema che appunto c'erano un sacco di centenari in gran forma.
Ebbene, tutto questo nel giro di poche settimane è stato incrinato. Allora, cominciando da Andrea fino a Luca e chiedendovi, ma chiederlo a voi che siete dei comunicatori di vaglia e dire una cosa banale, chiedendovi, come dire, una sintesi possibile così che poi si possa procedere anche con altre curiosità e altre domande. Dunque, la comunicazione per le aziende passando attraverso i valori e come cambierà questa comunicazione da adesso in poi, dopo il coronavirus. Grazie Maria. Io devo dire, prima di tutto mi sono posto il problema verso l'8, 9, 10 di marzo di comprendere quale fosse l'atteggiamento rispetto al concetto di paura. Allora, scusa se ti interrompo, il tuo volume leggermente più sì, alto o la cuffia, c'è qualcosa? Probabilmente deve avvicinare di più il microfono in modo che... Va meglio? Se no tolgo proprio... Faccio prima, mi sentite meglio? Sì, perfettamente. Sentiamo meglio, sì. Allora, la prima questione che mi sono posto è stata quella, diciamo, di come affrontare il concetto della paura. Io, per esempio, sono partito dalla riflessione che non vi potesse essere un diritto alla paura, ma che semplicemente tutto quello che era comunicazione, non tanto la fake news che è un problema, ma tutto quello che era comunicazione emozionale, iperrealista, diciamo esagerazione o anche manipolazione, fossero un grave danno alla continuità, non tanto al ritorno alla normalità, perché abbiamo capito che era un percorso lungo e lento. Questo tema della paura riguardava anche, se vogliamo, e riguarderà anche il dopo emergenza Covid e quindi il post-Covid. Personalmente ritengo che noi si debba ragionare in una logica progressiva di diciamo appunto percorso di ritorno alla normalità. Sarà lungo, sarà lento, ma non possiamo dare luogo a comunicazioni come fino adesso ci sono state, che diciamo impediscono agli imprenditori di riprendere il proprio lavoro. Tornando evidentemente a degli esempi pratici, nella nostra attività di tutti i giorni ci troviamo spesso a dover contrastare notizie che sono rese in maniera sbagliata, che sono rese in maniera, magari non sono delle vere e proprie fake news, ma che sono evidentemente falsate. Allora, questo nella nostra attività credo che sia il principale scopo e la principale attività. L'altra questione è cercare evidentemente di fare un'attività di moral suasion e di convincimento che alcuni settori debbono anche loro poter rientrare nella normalità. Mi sto occupando, senza citare i clienti, però mi sto occupando di due categorie estremamente penalizzate, che sono, come sai Maria, i ristoratori, ne abbiamo parlato più volte, eri anche te ospite, i pubblici esercizi da un lato, e l'altro settore fortemente penalizzato sono i servizi alla persona, cioè parrucchieri, barbieri e quant'altro. Stiamo parlando rispettivamente di 150.000 operatori e di 300.000 operatori. Ecco, lo stato che accompagna la paura, ovvero quello dell'incertezza, è un altro elemento di comunicazione, secondo me, diciamo, erronea o latente. Bisogna rassicurare, punto primo, dare elementi di certezza. Qui ovviamente prevale quella che è la mia attività di public affairs, di comunicazione pubblica, comunicazione evidentemente da parte delle amministrazioni. Ecco, io ritengo che questa esperienza
sia stata fino adesso, e purtroppo si annuncia anche per la fase 2, un grande fallimento della comunicazione pubblica di tutti i livelli, amministrazione centrale, regioni, enti locali e via dicendo. Io spero semplicemente, e qui cito un esempio, so che molti dei presenti, anche di persone che frequentano la chat, io ritengo che la comunicazione della cancelliera Merkel, la comunicazione del presidente Macron, e so anche che già ci saranno coloro i quali si scandalizzano nella nostra chat, nel nostro talk, però sono state delle efficaci ed efficienti comunicazioni pubbliche. Ecco, ritengo che loro abbiano dimostrato resilienza anche a livello di amministrazione pubblica ed usciranno più o meno premiati nel corso dei prossimi mesi. Grazie Andrea. Non dimentichiamo che la Merkel ha un vantaggio rispetto a tutti gli altri, cioè parla ai tedeschi, che sono un po' diversi dagli altri. Ho occasione. Però, scusa se celio e chioso su questa questione. Purtroppo a tutte le latitudini italiane sono stati fatti degli errori gravi di comunicazione ai nostri concittadini. E qui, devo dire, bisogna dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Avranno bisogno di studiare meglio la comunicazione, non so se della Merkel, ma la comunicazione in generale. E Auro, che cosa cambierà, se cambierà, nella comunicazione ai tempi del coronavirus, nel ricorso ai valori? Sappiamo che sono importanti da molti anni, si è detto che per esempio i millennial decidono i consumi anche sulla base della scelta di valori che un certo brand fa piuttosto che un altro, ma la vostra esperienza di queste settimane, che cosa ti induce a pensare rispetto a questo? Grazie Maria, ma sicuramente questo è un momento e sarà un momento di grandissimi cambiamenti. Se pensate che noi siamo qui a parlarci fra di noi in una modalità che solo qualche settimana fa era impensabile, se pensate che con Luca e Giuliana siamo riusciti a mettere insieme le forze, l'idea è stata di Giuliana perché sono sempre le donne il motore del mondo per provare a fare un progetto che portasse avanti i valori della nostra impresa e di questo paese. È evidente che questo sarà un acceleratore, nel senso che sono tantissimi anni che i consumatori, specie i più giovani, guardano tantissimo alla sostenibilità delle aziende, guardano a che cosa le aziende fanno, come si comportano con tutti gli stakeholders. Penso che ci sia anche Paolo di Nativa collegato, ci sono queste moltissime aziende nel mondo che stanno tentando di diventare B Corp, che stanno abbracciando questa nuova filosofia che non è basata solo sul profitto per gli azionisti. Questa è sicuramente un fenomeno che proseguirà e si amplierà. In queste settimane tantissimi miei clienti hanno fatto beneficenza e molti di loro avevano anche un po' di dubbio se far sapere che si stava facendo beneficenza, perché la beneficenza solitamente si fa ma non si comunica. Io a tutti loro invece ho spiegato che in questa occasione la beneficenza è contagiosa, quindi se tu fai sapere che stai facendo beneficenza, che ovviamente non riassume tutti i valori che un'azienda può fare, ma in un momento come questo sicuramente far vedere che le imprese italiane hanno messo a disposizione tanti soldi o tanto aiuto per aiutare il paese a uscire da questa crisi, almeno inizialmente, se tu fai sapere che fai beneficenza, altri ti seguiranno. Io ho visto clienti che avevano stanziato una cifra e che poi, vedendo che un concorrente aveva stanziato una cifra maggiore, l'hanno cambiata in corso d'opera. Io penso che in questo le aziende abbiano dimostrato grande attenzione, ma non è solo quello. Un valore importante che adesso bisognerà comunicare è la sicurezza sui posti di lavoro. E questo è fondamentale, perché se noi non riusciamo a far capire al paese
che si deve produrre, bisogna produrre, bisogna farlo in sicurezza, ovviamente il paese non ce la farà mai. Parlavamo anche stamattina che non risultano contagi nelle aziende che sono andate avanti a lavorare in questi anni, quindi vuol dire che si può lavorare in sicurezza e ovviamente l'impresa, anche per una diciamo latitanza del governo, in questo momento si deve prendere carico di tantissime altre cose della salute dei lavoratori che forse non sarebbero compiti dell'impresa. Tutti questi valori devono essere portati avanti e sono stati portati avanti. A me piace citare, se non altro, due grandi vecchi. Rubo a Luca Barabino, che ne parlava, di Giorgio Armani, ma ci metto anche Leonardo Del Vecchio. Sono questi grandi vecchi, paradossalmente, che stanno guidando la strada per un cambiamento dell'impresa, e perché bisogna, il problema, come diceva Andrea Vento, è che noi abbiamo avuto una comunicazione della politica ansiosa e ansiogena, soprattutto all'inizio, quando io, Luca e Giuliana abbiamo deciso di provare a fare questo manifesto dell'Italia non si ferma, era dovuto al fatto che avevamo la politica che stava massacrando l'immagine del paese nel mondo. E siccome l'Italia è un paese in cui forse i due settori principali sono il turismo e la moda, il grande mondo della moda e del lusso, se tu fai un autogol così, poi è molto difficile recuperare. Quella comunicazione basata sulla paura ha influenzato tantissimo gli italiani per tantissime settimane. Con Giuliano e Luca abbiamo chiesto anche a SWG di analizzare il sentimento della paura del contagio rispetto alla paura, diciamo, di perdere il lavoro. Fino a 2-3 settimane fa gli italiani avevano paura del contagio. Adesso hanno capito e hanno paura del lavoro, perché si sono resi conto che se non si rimettono in piedi le imprese, dalle più grandi alle più piccole, questo paese non ce la farà mai. Ecco, il compito della comunicazione, quello che noi dobbiamo fare oggi per i nostri clienti, è riuscire ad aiutarli a comunicare questo cambiamento di paradigma. Perché io faccio sempre un esempio, che è come se qualcuno da piccoli, quando si giocava a carte, si fosse arrabbiato perché stava perdendo e ha alzato il tavolo e tutte le carte sono andate disperse. Quello che era 3 mesi fa non è più quello che è adesso. Ci sono alcuni settori che sono praticamente scomparsi o che avranno molta difficoltà, penso a tutto il mondo del turismo, dell'entertainment, dello sport, a recuperare. Ecco, in questo caso ci vuole o un cambiamento completo di business o un cambiamento di paradigma all'interno del business. Il nostro mestiere sarà quello di aiutare queste aziende a comunicare i valori completi del loro brand e di quello che loro vogliono fare. Grazie, Auro. E posso aggiungere che avete anche voi una straordinaria opportunità, che è quella di convincere gli uomini e le donne delle aziende che lavorano con voi e che voi rappresentate a fare un gesto di generosità ulteriore, oltre a quello che hanno già fatto della donazione, cioè di mettersi in gioco. Tu citavi prima due grandi vecchi, Giorgio Armani e Leonardo Del Vecchio. Ora, uno dei saggisti più citati di questi tempi, Yuval Harari, nota che, e penso che sia una cosa che io almeno condivido, che c'è un lack, un deficit di affidabilità politica nel mondo. Noi da ragazzini siamo cresciuti sapendo che c'erano comunque gli Stati Uniti che ci avrebbero protetto, che c'era la NATO, che c'era comunque un ombrello. Anche questo è venuto meno, e anche in queste settimane abbiamo assistito a delle fasi di incertezza su chi avrebbe potuto aiutare l'Italia, non lo stava facendo, chi l'ha fatto. Ora, in un momento di incertezza, un popolo guarda a chi può dare
una parola credibile. I due nomi che hai citato per la loro storia e anche per il fatto di essere due ultra ottantenni hanno la possibilità di fare qualcosa per il loro paese anche soltanto con la comunicazione, anche soltanto essendoci. Giuliana Paoletti, io penso che come dire, con la sensibilità che alle donne viene sempre riconosciuta, il tema del valore per un'azienda e di come comunicare i valori nuovi, se sono nuovi, ai tempi del coronavirus, tu te lo sia posto proprio nelle prime ore in cui si è capito che stavamo andando incontro a qualcosa di straordinario e impressionante. Certo, grazie Maria e buonasera a tutti. Sì, certo, me lo sono posto io, ce lo siamo posti noi tutti che facciamo questo mestiere. Quando si parla di aziende, poi si fa un pochino di tutt'erba un fascio della comunicazione. Noi siamo comunicatori d'impresa, ma nessuno di noi, credo nemmeno Andrea, si occupa di advertising. Sì, ci occupiamo di sostenere, coordinare, facciamo una creatività, però ci sono dei giganti che lavorano esclusivamente su quello. Quello che è importante è decidere i valori, come dici tu, da comunicare. Se in un minuto facciamo un excursus, come ci dicevamo stamattina, di quello che è successo, all'inizio della crisi c'è anche un fatto economico da tenere in considerazione. Il mondo dell'editoria, non è un segreto per nessuno, è in una crisi storica. In una crisi storica perché il cambiamento del paradigma, visto che parliamo di questo, dalla carta stampata a internet, ha fatto e sta facendo sì che tutti i grandi editori, grandi o piccoli, stiano rivedendo i loro modelli di business, che sostanzialmente sono fatti, per quanto riguarda la carta stampata, dalla vendita dei giornali e dalla pubblicità. Concentriamoci sulla pubblicità, e non sarà sfuggito a nessuno che all'inizio della crisi c'era una vergogna a comunicare mentre ricevevamo notizie catastrofiche di morti, di ricoverati, di ospedali che non avevano più posti. Per cui, da un lato, i giornali cartacei hanno offerto spazi, e devo dire generosamente, in primis a noi che però offrivamo il nostro lavoro gratuito, ma anche a tutti quelli che comunicavano le proprie donazioni. Noi abbiamo lavorato a tante pagine di aziende che hanno donato chi macchinari, chi soldi, chi cibo, chi aiuti, eccetera. Poi dalle donazioni siamo passati ai ringraziamenti, e in mezzo non vi sarà sfuggito, e mi rivolgo anche ad Andrea, che ha detto che si occupa e si sta occupando anche della parte dei centri estetici, parrucchieri, credo che non sia sfuggita a nessuno una campagna che un signore che si chiama Baldan, che io non conoscevo personalmente, ha fatto su tutti i, soprattutto sul Corriere della Sera, adesso non ricordo se fosse anche, però il Corriere della Sera per una settimana ci ha offerto un messaggio filosofico, senza nessuna ironia, di Baldan su come riaffrontare la vita cominciando a pensare alla propria estetica. Ora, poi ognuno ha un suo parere e ovviamente sono tutti rispettabilissimi. Devo dire che è stato l'unico che non si è vergognato, che in termini molto chiari ha sfruttato un'occasione, perché le pagine dei giornali, le pagine intere, si compravano a delle cifre evidentemente abbordabilissime per qualsiasi azienda, anche fatta di pochi milioni di fatturato, e quindi c'è stato quello. Quindi dicevamo, abbiamo iniziato con le donazioni, poi siamo passati per i ringraziamenti, adesso abbiamo avuto dei centri estetici, e poi c'è un discorso che riguarda tutte le aziende. Ora, il problema della comunicazione dei valori, come mi capita di dire ai ragazzi piuttosto che al mio gruppo di lavoro, la comunicazione discende dai fatti, quindi primum sopravvivere, questo vale per gli esseri umani, vale per le aziende. Stamattina facevamo delle chiacchierate su le compagnie aeree, e è di poco fa la notizia che Ryanair rifiuterà di applicare tutte le regole che sono state date per volare. Allora, se tu pensi alla pubblicità, alla comunicazione che una compagnia aerea fa,
si parte ovviamente dai percorsi di viaggio e quindi uno dice ti porto a Marrakech piuttosto che ti porto in Australia con 350 euro. Poi la comodità del viaggio, poi o il fatto che risparmi, ognuno mette le sue. Ma il problema della comunicazione dei valori è in primo la sopravvivenza. Dicevamo stamattina, Lufthansa probabilmente lavorerà in perdita, ci vorranno 10 miliardi e a noi che siamo abituati all'Italia questo non fa assolutamente specie. Come sapete, noi tutti abbiamo contribuito per 40 anni alla sopravvivenza della nostra amatissima compagnia aerea, me inclusa, che ho lavorato per anni per l'Italia. Ma quello che voglio dire è che la comunicazione discende dai fatti, quindi i valori che tu vuoi trasmettere sono, come correttamente dicevano Andrea e Auro e come credo condividerà anche Luca, sulla sostenibilità del business. Però bisogna poi capire, e vado a chiudere, ho sentito il suono, bisognerà capire quello che sarà il business, perché c'è una scuola di pensiero che dice che passato il virus tutto tornerà come prima perché la memoria umana è corta e quindi tutti torneremo a consumare, come dicevi tu stamattina, mi pare Hermès, credo, ha aperto a Macao forse 2,5 milioni di fatturato in un giorno. Ora, io credo che se noi ci chiediamo in questa chat, ci chiediamo in questa call, che voglia abbiamo di andarci a comprare l'ennesimo non so che cosa, non voglio dare nessuna indicazione negativa per nessun marchio di nessun cliente dei nostri, però io personalmente non ho questa voglia che mi attanaglia e che appena esco mi compro un paio di scarpe. No, ho capito che ce ne ho sufficienti da qui alla mia morte, quindi che mi auguro la più lontana possibile naturalmente. Quindi quello che voglio dire è che prima bisogna capire come si riparte, perché tutti i nostri clienti sono molto cauti, stanno cercando di capire. Poi è chiaro che se tu comunichi come facciamo noi degli ospedali, devi comunicare efficienza, sicurezza, anche degli ospedali, efficienza, sicurezza e tutto quello che porta l'individuo a fidarsi. Ecco, abbiamo bisogno di fiducia, non ce la danno i nostri governanti. Nella nostra chat ho trovato divertentissima l'osservazione, non mi ricordo di chi perché non ce l'ho registrato, che diceva sì, Conte sarà stato confusionario, però dall'altra parte abbiamo un signore che ci ha suggerito di iniettarci della mucchina e dei raggi di luce sparati per guarirci. Quindi tutto sommato, se Conte fa un po' di confusione, diciamo che il mondo non è messo bene. Quindi la gente ha bisogno di fiducia, ha bisogno di fidarsi di qualcuno ed è difficilissimo. Dobbiamo ingenerare la fiducia, ri-ingenerare la fiducia. Grazie Giuliana. Certo che è interessante che appunto siamo tutti d'accordo nel bisogno di fiducia, nella ricerca di persone che senza essere straordinarie, però abbiano fatto qualcosa di solido e ci dicano io l'ho fatto, adesso si fa così, Del Vecchia o Armani. E però appunto è interessante quello che dicevi, che una compagnia aerea ha il coraggio di dire voi cercate sicurezza, cercate qualcuno che vi dica volando su una linea aerea non vi ammalerete, non vi contagerete. Ebbene, noi vi diciamo che quello che ci viene suggerito di fare non lo facciamo. Bisognerà vedere come reagiranno i consumatori. Se guardo magari a certe spiagge in California o anche a certe strade che ci hanno fatto vedere, quelli di Stoccolma o in Gran Bretagna, dico, beh, magari forse anche Ryanair non ha sbagliato. Luca, come sarà il mondo dei valori comunicati rispetto all'azienda ai tempi del coronavirus e dopo il coronavirus? Intanto, speriamo grazie. Che ci sia un dopo. Intanto grazie e bentrovati a tutti. Allora, io noto che in tutta questa chiacchiera abbiamo parlato di come sarà. Il tema secondo me è già cambiato. È già, non è non deve cambiare la comunicazione, è già cambiata. Io qui trovo che si stia facendo un errore importante. Sono tanti i soggetti che hanno preso questo momento come un prima e una parentesi, una pausa per tornare a un nuovo prima.
non sarà più un prima, è una cosa completamente diversa, e questo lo è alla seconda, alla terza settimana, diciamo, di lockdown. Figuriamoci adesso che stiamo entrando all'ottava e ne avremo ancora un altro paio. Sono cambiate le abitudini, le consuetudini della gente. Conseguentemente a ciò devono cambiare assolutamente, parliamo di valori, ma secondo me quello che premierà negli anni, in questi mesi, negli anni a venire, sarà la riscoperta della missione e conseguentemente dei valori dell'azienda, con un tema che è focale. Nello sviluppo della relazione tra l'azienda e i suoi clienti e il mercato, una cosa rimarrà certa: la relazione. Si tratterà di trasferirla su modelli, territori e paradigmi differenti. E allora vediamo, hai fatto due esempi. Io per la testa, in particolare quello di Giorgio Armani, persona che sappiamo tutto quanto è stata importante nella storia dell'industria italiana, in particolare del suo settore, ma non solo. Veramente un personaggio di riferimento, eppure forse negli ultimi anni un po' considerato laterale e un filo appannato rispetto a quello che poteva essere il suo passato. Beh, in questo caso è l'uomo, è l'impresa che ha smarcato il mercato. Se penso a quello che ha fatto Re Giorgio con le donazioni prima, dove si è, come diceva Auro, portato dietro tutto il settore del fashion, che si è sentito costretto a emularlo, a superarlo o a eguagliarlo. Poi è stato tra i primi ad annunciare di convertire le sue imprese, non sono le sue imprese ma sono subfornitori, ma comunque si è messa a fare materiali prima di altri, e poi ha scritto questa importante lettera di testamento a WWD, questo importante periodico internazionale del settore fashion, dove delinea un quadro completamente diverso, in cui dice che non dovranno più esserci quattro stagioni, in cui entreremo in un'era in cui è inconcepibile pensare che un capo abbia una vita di 2-3 mesi, 4 mesi al massimo. Ecco, questa è distintamente la capacità di un'impresa, di un imprenditore, di dimostrare quale sarà la missione prossima, futura, di se stessa, in cui all'EBITDA, al risultato, lo medierà sicuramente con l'impegno sociale e la capacità di comprendere, di essere vicino al mercato e ai clienti. Se io penso al VMASH, che nel contempo in cui Armani produce questa, prende questa direzione, manda 1000 lettere ai suoi proprietari di immobili in cui i suoi negozi sono in affitto, chiedendo un discount o la sospensione del contratto, vedo due modalità di azione completamente diverse. Un'azienda che mira a salvaguardare l'EBITDA e un'azienda che, con dei valori positivi, perché certamente non è un'azienda povera, quella di Giorgio Armani, probabilmente ha scelto, e non lo dice, che l'EBITDA di quest'anno calerà e calerà anche significativamente a vantaggio di un impegno sociale che si ribalta intanto sulla sua forza lavoro e poi sui clienti e sul mercato. Tutto questo, in termini di missione e di valori, ha un risvolto importante sull'interno delle aziende. Uno dei primi canali di intervento su cui noi siamo intervenuti in maniera distintissima dalla seconda, terza settimana di lockdown in poi, è lavorare sulla ricostruzione psicologica e mentale della forza vendita delle risorse interne, che sono i veri ambassador negativi dell'azienda. Perché se oggi io chiamo una di queste aziende che sono a fatturato zero, a reddito zero, potete immaginare che cosa mi dicano, no? Non sono altro che degli ambasciatori negativi, e quindi devo rimpegnare la mente su progetti di ricostruzione, su progetti di comunicazione che abbiano la relazione al centro, ma con nuovi paradigmi. Grazie Luca, ci sono già molte domande e io, se siete d'accordo, procederei così, farei un altro giro più rapido, chiedendo a ciascuno di voi qualcosa che mi incuriosisce particolarmente rispetto
ai settori di cui magari vi state occupando proprio in queste ore. E poi purtroppo avevo anticipato questo, è intervenuto un pezzo del mio lavoro nella serata e quindi devo andare a registrare un'intervista a un grande comunicatore, che non fa il vostro mestiere ma è un grande comunicatore, Berlusconi che torna, e quindi la devo registrare purtroppo alle 7:15 e quindi alle 7:05, 7 qualcosa vi dovrò lasciare. Mi dispiace molto perché sono molto curiosa di sentire che cosa direte dopo e tante domande che arriveranno. Però allora, riprendendo da Andrea e continuando nell'ordine che abbiamo avuto finora, Andrea, tu ti occupi molto, lo dicevi prima, della comunicazione di enti locali. Stiamo vedendo un grande cambiamento anche nella struttura e temo nell'economia delle città. Ci sono città che hanno conosciuto un'esplosione negli ultimi decenni, un'esplosione del turismo, un'esplosione del mercato fieristico, di cui parleremo poi anche con Giuliana Paoletti. Il coronavirus potrebbe, per un periodo che non sappiamo quanto lungo, cambiare tutto, ridurre il mercato degli Airbnb, ridurre il turismo delle fiere, ridurre il turismo tout court. Quindi, che cosa sta succedendo alla comunicazione delle città, grandi e piccole? Grazie Maria. Dunque, mi è piaciuto nei precedenti interventi, come dire, questi due limiti. Qualcuno pensa che forse tutto tornerà più o meno come prima e qualcun altro, diciamo, più realisticamente, non voglio dire pessimisticamente perché siamo tutti imprenditori e quindi dobbiamo, per ragioni, come dire, di DNA, essere ottimisti, però è chiaro che dobbiamo capire come cambia almeno nei 36 mesi prossimi o di più cambiano i mercati di riferimento. Io ho cominciato a fare questo mestiere, non vi voglio far paura e non parto da così lontano, ma nel 1997, occupandomi di Milano, e il dogma per noi era: Milano deve diventare città gateway, cioè porta d'ingresso in Italia e in Europa di capitali, investimenti, visitatori, quartier generali di aziende, archistar che dovevano disegnare le torri più belle. Evidentemente questo concetto di città gateway è in questo momento chiaramente da, non dico lasciarci alle spalle, ma è superato, come diceva Auro, dai nuovi paradigmi che arrivano. Anche il concetto dei cosiddetti flagship events, cioè quei grandi eventi giganteschi come poteva essere stato per Milano l'Expo o le Olimpiadi, al di là di quella che è la contingenza, ovvero abbiamo visto che sia le Olimpiadi di Tokyo sia l'esposizione universale di Dubai sono state rinviate al 2021, ma in realtà è rinviato anche un modello esagerato, diciamo, ridondante di grandi eventi. Ritengo che questo riguardi anche gli eventi importanti come le settimane della moda, che venivano citate prima anche da Luca, o il Salone del Mobile. Cioè io ritengo che nel 2021 tutto questo sarà diverso. Grandi eventi non perché non fossero ben gestiti, anzi erano gestiti in maniera eccezionale, però in alcuni casi si perdeva quello che era l'originario, diciamo, scopo di questi eventi. Spesso erano eccessivamente arricchiti da side event, cioè da eventi collaterali che facevano perdere. Per esempio, le Olimpiadi venivano anche usate per promuovere il Made in Italy con Casa Italia, spesso avveniva questo. Ecco, io credo che dal 2021 tutto ciò sarà sobrio, complice il cambiamento evidentemente epocale anche dei trasporti aerei, come ha ricordato Giuliana, e quant'altro. Ad esempio nel settore fieristico, ecco, noi stiamo già lavorando a dei modelli ibridi, cioè dove la tradizionale fiera con i B2B verrà affiancata
da componenti webinar, componenti tecnologiche. Questo almeno per quanto riguarda le fiere che curiamo noi. Quindi non tutto tornerà come prima per rispondere. Abbiamo ospitato, e qui mi avvio alla conclusione, un talk resiliente, ricorderete, con il presidente dell'ENIT che è qui con noi, Giorgio Palmucci, e abbiamo scoperto che probabilmente per quanto riguarda i movimenti e i flussi delle persone si tenderà ad un turismo di prossimità, ad una fruizione lenta, a che cosa? Alle città minori, le città d'arte. Ecco, per concludere, ritengo che anche per dare una circolarità al ragionamento, proprio per quella paura e per quella necessità di sicurezza, si privilegeranno gli spazi meno affollati e quindi in questa fase, almeno per i prossimi 12-24 mesi, il pubblico preferirà le città piccole, le città d'arte. Tra l'altro credo che su questo lavoreremo ancora in futuro assieme, Maria. Ecco, io ritengo che questo che noi andremo a vivere sarà un futuro più tecnologico, un futuro di prossimità e un futuro un filino rarefatto ma sobrio, con contenuti esperienziali e forse più a misura d'uomo. Grazie Andrea, e vado subito, proprio perché non mi voglio perdere questi interventi prima di lasciarvi, alla domanda che in qualche modo Andrea ha introdotto e sollecitato. Ci saranno dei vincitori e degli sconfitti in questa fase? Lo stiamo vedendo, può essere che appunto la grande città che stava esplodendo abbia purtroppo una fase di rallentamento e può essere che questo avvantaggi invece la piccola città, per restare al terreno di cui parlava Andrea Vento. Auro, chi vincerà e chi perderà secondo te? Poi farò la stessa domanda a Giuliana e a Luca. Come sempre nei momenti di crisi vince chi ha visione, quindi chi sarà capace di cambiare il proprio modo di essere rispetto al cambiamento che c'è stato in atto. Sicuramente vincerà, per quanto riguarda le imprese, chi ha liquidità, quindi siccome secondo me si avvia verso una grandissima stagione di fusioni, perché le crisi portano sempre alla diminuzione dei competitor. Quindi chi è stato lungimirante, e molte imprese familiari italiane lo sono, hanno cassa, riusciranno a sopravvivere bene a questa crisi. Molte dovranno cambiare mestiere. Io ritorno all'esempio che ho fatto prima, tutto il grande mondo del turismo e dell'entertainment dovrà cambiare. Parlavo qualche settimana fa con Paolo D'Alpino, presidente della Lega Calcio, che mi diceva che qua di sicuramente, se si ricomincia, per un anno non si potrà avere il pubblico negli stadi di calcio. E gli dicevo, sì, ma Paolo, c'è una cosa tristissima vedere lo stadio vuoto, si sentono il pallone. Ecco, si dovranno inventare degli accorgimenti per far sì che questo effetto non ci sia. Come tutti quelli del turismo dovranno inventarsi degli accorgimenti per far sì che il loro business proceda in un mondo completamente diverso, ma ovviamente riuscirà a farlo chi ha la forza finanziaria per farlo, oppure chi, cito due fondi che investono moltissimo in Italia, che hanno comunicato, Invest Industria ed FSI, di avere complessivamente 4 miliardi da investire in supporto delle imprese italiane, che riuscirà ad aprire l'azienda al capitale in modo da avere la possibilità di vincere questa sfida. Grazie, grazie Auro. Giuliana Paoletti, chi vincerà e chi perderà? Mi viene da dire, allora, sul mondo del turismo certamente, come diceva Auro, bisognerà che si reinventi molto, anche per esempio nel campo delle fiere. I vincitori ne vedo alcuni di sicuro nel mondo digitale, nel mondo farmaceutico. Certo. Allora, chi vincerà e chi perderà? Allora, vincerà innanzitutto, bisogna capire dal punto di vista geografico come ci stiamo muovendo, perché sposo quello che diceva Auro, vincerà chi avrà più capacità, le spalle più larghe, più liquidità.
Purtroppo noi ci stiamo come paese dimostrando, perché non è che stiamo parlando dell'Italia, stiamo parlando di un mondo che era globalizzato e che rimane globalizzato, per cui se le nostre imprese devono combattere in Italia con dei finanziamenti che annunciati non arrivano, perché poi, senza scendere in particolare, ma il meccanismo del 10% non garantito fa sì che tutte le pratiche passino nelle banche, per cui la banca comunque ci mette 2 mesi per dartelo. Certo. In Germania i finanziamenti sono già arrivati, in Svizzera in 6 ore ti finanziano. Quindi dico tutte cose che tutti gli imprenditori, se ce ne sono, come credo, in ascolto, sanno. Quindi innanzitutto vinceranno quei paesi più organizzati e con un approccio pragmatico e un approccio realistico alla crisi, perché è inutile che noi facciamo degli annunci, poi quando uno va a chiedere dei soldi, i soldi non ci sono. Poi possiamo parlare anche della capacità dello Stato di decidere senza, come dire, dare etichette, quali sono le aziende di interesse nazionale che non potranno essere soggette a takeover da parte degli investitori esteri, e va bene anche questo. Però il problema è che, do uno spunto di riflessione sull'Europa, quello che questa crisi ha evidenziato è stata la debolezza, per come la vedo io, organizzativa e anche politica dell'Europa. Perché? Perché se l'Europa non è stata in grado di dire come avremmo dovuto e come dovremmo fare tutti i tamponi, come avremmo dovuto e come faremo i test sierologici, come avremmo dovuto, cioè addirittura noi abbiamo le regioni che vanno per conto loro perché possono farlo rispetto a un governo, quindi figuriamoci. Detto questo, il problema delle imprese però è un problema globale, perché le nostre imprese per fortuna esportano molto e lavorano ovunque. Noi abbiamo degli esempi di clienti, sono usciti anche degli articoli, che hanno la sede italiana chiusa, fino a ieri chiusa, mentre in Germania, in Francia, in Inghilterra, financo in Spagna, che è il paese che un pochino più ci è venuto dietro temporalmente sia per i contagi che per l'organizzazione, hanno già riaperto. Quindi il primo problema da risolvere per capire se noi in Italia vogliamo vincere qualche battaglia è districarci in questa giungla di provvedimenti. Fiere, facevo cenno stamattina al fatto che lavoriamo molto con Alibaba. Alibaba, sì, che, come dire, è un cliente cinese si è comportato in un certo modo, senza scendere adesso bene, male, malissimo, benissimo, Trump, i litigi, eccetera. Però Alibaba sta organizzando delle fiere online. Ora, è tutto in fieri, evidentemente. Beh, così come gli showroom delle aziende di moda saranno online. È tutto molto complicato, quindi vincerà chi avrà capacità di reggere la botta della necessità di liquidità, chi avrà capacità di reggere globalmente, perderanno i piccoli, perderanno quelli che non avranno la capacità di che dovranno aggregarsi, come diceva Auro, gioco forza, sarà una stagione di grandissime M&A in tutto il nostro territorio, ma in tutto il mondo. Grazie Giuliana. Luca, chi vincerà? Chi perderà? Ecco, scusate, mi ero mutato. Sì, cerco di essere di andare al punto. Economia, politica, credo che non sia il tema di questo tavolo, ancorché è vero, le aziende solide, patrimonializzate, e in questo su questa dimensione purtroppo l'Italia non ha una storia di PMI a grande patrimonializzazione, ma superiamo. Andiamo sul tema, chi vincerà? Allora, intanto bisogna comprendere, in molti settori la torta sarà più piccola, ok? Quello che prima era 100 diventerà 70 o 50, ma la particolarità è che si offriranno grandi opportunità perché questa torta non sia più suddivisa con le regole di prima, ma potrebbe essere completamente sovvertita. Facciamo un esempio, in Italia viaggiano 100-200 milioni di turisti, diventeranno 50, ma non è detto che questi avverranno in Italia con la stessa identica proporzione di prima. Se Napoli sarà più brava nell'offrirsi, nel proporsi, nell'apparire generosa, vicina ai clienti, offrire un pacchetto che emotivamente, organizzativamente, relazionalmente si riveli migliore, rischierà di superare Firenze, Venezia, Genova, Roma, Milano.
Sarà quindi una competizione che riguarda i luoghi, che riguarda i singoli operatori. Parlavate di vettori aerei, uno può avere il terzo e il quinto operatore europeo del settore, potrebbero ritrovarsi primo e secondo, come potrebbero trovarsi oggi nono e quindicesimo. Usando la metafora calcistica di cui parlava Auro, no? È un campionato in cui le sorprese possono essere dietro l'angolo, perché si riparte con dei presupposti e con dei parametri completamente differenti, in cui chi sarà più bravo potrà incredibilmente avvantaggiarsi, questo in un contesto che sarà però sicuramente più contenuto di numeri assoluti. La torta, almeno per uno, due, tre stagioni, sarà sicuramente una torta, diciamo, più piccola. E poi torno su quel tema. In tutto questo contesto, missione e valori. Io credo, faccio un esempio per provocare, no? Che sono in tanti gli amministratori delegati che stanno governando la loro azienda da 9 settimane, da St. Moritz, da Cramont, da Courmayeur e da Chamonix. Ecco, io credo che quando il mercato lo saprà, o se il mercato l'ha saputo, questo sarà un elemento di grande scelta nella decisione di andare su un prodotto piuttosto che su un altro. Grazie Luca, e io purtroppo sono costretta a cambiare settore. E vi ringrazio perché ho imparato un po' di cose, guardato oltre questo presente. Grazie a tutti coloro che continueranno a seguire questa interessante call e buona serata, ma chissà che non ci si ritrovi in un'altra prossimamente. Grazie, ciao a tutti. Grazie Maria, presto ciao. Con presto. I sindaci delle città d'arte. Grazie, a presto. Bene, allora vogliamo iniziare ad aprire alle domande dei partecipanti. Che ne dice Andrea? Credo che Margherita le abbia prese in tutto lei. Allora, ecco, prendo la parola per annunciare i primi interventi che questa volta raccoglieremo in sestine, per cui adesso vi dirò i cognomi dei primi 6 interventi. Per sfidare la mia memoria. Allora, per primo parlerà Andrea De Micheli, seguito da Massimo Zaurrini e Ottavia Casagrande. Poi darò la parola ad Alessandro Zanin, Guido Talarico e Gilberto Celletti. Prego, Andrea De Micheli. Una piccola presentazione di 10 secondi all'inizio tutti, grazie. Grazie Andrea, grazie Margherita, sono Andrea De Micheli, sono presidente di Casta Diva Group, che si occupa da una 15 anni di spot ed eventi, e a Milano ha poi un famoso jazz club che si chiama Blue Note, che è l'unico europeo del circuito Blue Note di New York. Quindi capite da come mi sono presentato che ovviamente il settore nostro è stato molto colpito, il nostro lavoro è diventato addirittura illegale e infatti non abbiamo passato queste 9 settimane a St. Moritz o Courmayeur, ma lavorando qui a Milano per reinventarci completamente l'azienda, e abbiamo creato dei prodotti nuovi che si chiamano Virtual Show, Virtual Promoter, Back to Office e concerti in streaming che saranno diffusi a una platea di decine di milioni di persone, a un partner tecnologico importante come Huawei, per raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana con Paolo Fresu e il suo quartetto. Ma questo non volevo dirlo come spottone, ma per dire che siamo perfettamente consapevoli del fatto di dover completamente reinventare l'azienda. Per fortuna siamo solidi finanziariamente, abbiamo fatto un aumento di capitale importante giusto a fine anno 19, siamo quotati all'AIM, quindi abbiamo accesso alla finanza del mercato, e questo credo che ci favorirà e ci potrà forse far diventare uno di quelli che aggregherà altri competitor per diventare più grandi. Detto questo, volevo fare una domanda a tutti voi quattro, brevissima, e cioè: come spiegate il fatto che il nostro
la nostra politica, i nostri governanti, sia a livello centrale che locale, mi sembra, non avrei voluto essere nei loro panni per carità, ma mi sembra che abbiano sostanzialmente sbagliato le due cose fondamentali, cioè l'emergenza sanitaria è stata affrontata in un certo modo e l'Italia è il paese più colpito, quindi evidentemente non è stata affrontata nel modo giusto. L'emergenza economica è stata affrontata, come stiamo vedendo, come diceva anche Giuliana, cioè ti promettono dei soldi ma non ci sono, o comunque è difficile prenderli, eccetera. Quindi, secondo me, sono stati fatti degli sbagli clamorosi. Andrea diceva una pessima prova della comunicazione istituzionale. Come spiegate il fatto che nei sondaggi il governo e Conte in particolare stanno invece crescendo moltissimo? Grazie. Grazie mille. Lasciamo la parola a Massimo Zaurrini. Grazie Margherita. Io sono un piccolissimo editore, mi occupo di informazione specialistica sull'Africa, per cui tre cose, due domande e una considerazione. La prima è sulla comunicazione pubblica. Andrea, stavo raccogliendo quello che tu dicevi all'inizio sulla Merkel. Ho condiviso anche un'immagine perché mi hanno mandato un amico e collega dal Sudafrica come il governo sudafricano sta comunicando le varie fasi. Ho trovato, cioè, hanno un meccanismo geniale, semplicissimo, e ragionavamo sulla necessità da parte del governo di comunicare in maniera semplice a persone semplici, quindi a una fetta di popolazione molto semplice, tutta una serie di misure. Detto questo, invece, vorrei mettere sul tavolo due considerazioni. Mi ha colpito particolarmente, per sintonia, il ragionamento di Barabino. Quindi sono a chiedere a voi, che lavorate un po' a tutti con le aziende, io ho l'impressione che in Italia, soprattutto tanto il lato politico quanto il lato economico, appunto ragioni di fase 1 e mezzo, fase 2, sono abbastanza convinto, anzi direi certo, come Barabino, che in realtà noi ci troveremo a una fase 0. Cioè, non, io sono tra quelli che pensa che troveremo un mondo completamente diverso. Vorrei capire da voi quanto, secondo voi, le aziende hanno compreso che non ricomincerà tutto come prima una volta finita questa tarantella. Uno, perché non sappiamo quando finisce la tarantella. Due, perché lascerà un mondo diverso. Quindi, quanto le aziende hanno introiettato? Perché a me sembra che abbiano fretta di andare alla fase 2 e che tutto ricominci come prima. Seconda domanda, quanto alcuni concetti che quello che stiamo vivendo in queste settimane, in questi mesi, sta lasciando, io credo, profondamente nelle persone, servirà poi per ricostruire una comunicazione. Ovvero, i concetti sono la competenza, la serietà, la correttezza, l'altruismo e la speranza. Grazie. Grazie mille. Lasciamo la parola a Ottavia Casagrande. Buonasera a tutti. Buonasera. Sono contenta di rivedervi, molte avevo già visto nelle altre talk. Allora, io farò due considerazioni molto rapide. Io lavoro, scrivo dei libri, collaboro con i giornali, quindi diciamo nell'editoria. Quindi posso dire una cosa relativa al mio lavoro. E cioè, io stavo leggendo per eventuali pubblicazioni vari romanzi da eventualmente pubblicare. E mi sono resa conto che per quanto scritti bene, per quanto meravigliosi, per quanto sono molti di questi, evidentemente, sono invecchiati di colpo. Sono delle storie che tra 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, quando si rincomincerà a pubblicare, a far uscire i libri, non troverebbero, secondo me, per quanto belli, scritti bene, non possono trovare un pubblico, perché oramai dipingono anche una società che non è più rilevante. Cioè, sembra di leggere un libro sulla preistoria. Quindi la prima cosa, io penso che il mondo sia molto cambiato e molte cose, per questo forse anche Giorgio Armani ha pensato di cambiare di paradigma, sono invecchiate di colpo e sono totalmente irrilevanti ormai. L'altra cosa invece, che può sembrare paradossale, è che accanto a questo, accanto a quello che dicevate, quindi di una comunicazione di valori con la quale sono sicuramente d'accordo,
secondo me c'è dall'altra parte bisogno anche invece di leggerezza, io penso. È vero che noi staremo molto attenti alla sicurezza, quindi sceglieremo probabilmente delle piccole città e non dei grandi assembramenti, ma dall'altra io sono convinta che ci vuole un po' di quella leggerezza di Calvino, che sono stati citati tutti in questo periodo, ma Calvino no, se lo sono dimenticati tutti. E invece io penso che sia anche un po' come alla fine della guerra, c'era una gran voglia di rivivere, una gran voglia di affrontare il futuro e di rifare e di rincominciare. Ecco. Grazie. Grazie mille, scusate, non avevo tolto il muto. Alessandro Zanin? Sì, grazie, buonasera a tutti. Io sono Alessandro Zanin e sono alla direzione commerciale di Logimar, che è una società che si occupa principalmente di logistica internazionale, quindi curiamo fondamentalmente tutte quelle che sono l'export delle aziende italiane e anche la parte chiaramente import. Io faccio fondamentalmente prima una considerazione, anche riprendendo quello che ha detto Massimo Zaurrini. Le aziende hanno bisogno di riaprire, guardano alla fase seconda, appunto, perché hanno bisogno di fatturare. Senza fatturato non si crea reddito, non si crea ricchezza e oggettivamente la situazione diventa insostenibile e da quello che è il mio punto di vista attualmente siamo già in ritardo. La seconda è invece sui relatori, voglio porre a loro una domanda su quella che è i pericoli e quello che è il mancato contrasto che io ho notato, di quella che è un po' la continua infodemia, se così la possiamo definire, come l'ha definita l'OMS. E quali sono gli strumenti utili attualmente che possono essere posti in essere in maniera efficace per combatterla da un lato e dall'altro se le nostre, fatto salvo quello che è la buona comunicazione sul territorio che è necessaria e attualmente manca, se i nostri consolati, le nostre ambasciate, le nostre organizzazioni territoriali all'estero possono essere una chiave di volta in quella che è la comunicazione su quella che è l'Italia all'estero è quello che l'Italia all'estero ha rappresentato. Grazie. Grazie mille. Lascio la parola a Guido Talarico. Buonasera a tutti, bentrovati. Per chi non mi conosce, io sono un editore, un piccolo editore, edito un network di 34 siti digitali, di cui 8 in 5 lingue straniere. E ai miei clienti però in larga parte vendo progetti di comunicazione, quindi ero molto curioso di capire, come dire, grandi professionisti come quelli che sono oggi in questa tavola virtuale e la loro visione, cosa ne pensassero. Però quindi faccio una domanda partendo però da noi, perché qui l'economia, la politica è importante, ma oggi secondo me dovremmo parlare di comunicazione, un po' di noi stessi, quindi è una domanda di tipo socratico. Ma noi comunicatori, siamo in grado veramente di cogliere le sfide che ci tendono? Uno dei grandi problemi che abbiamo oggi è quello del Made in Italy, forse il più grande, la moda, il turismo, tutte le esportazioni. Come lo comunichiamo all'estero? Quali strumenti abbiamo? Quali strumenti possiamo utilizzare? Abbiamo parlato di vetustà, di vecchiezza, siamo adeguati noi? Perché è vero che, come dire, tutti gli altri settori presentano problemi, ma secondo me c'è anche un problema nostro, proprio della categoria, perché quando parliamo di cattiva comunicazione e di errori madornali, e ne abbiamo visti tanti in questi giorni, beh, alla fine c'è anche un po' di responsabilità nostra, proprio di tutti noi, e c'è anche responsabilità nostra se, per esempio, all'estero, perché è uno di quei temi che conosco bene, nel corso di veramente decenni non siamo stati in grado di dotarci di strumenti adeguati. Sono ritardi che oggi paghiamo, perché parliamo di Alibaba, ma potremmo parlare di N altri strumenti di altri paesi che oggi non abbiamo sotto mano. Quindi la domanda che io pongo a chi vorrà rispondere è proprio questo: come affronteremo le sfide sui mercati internazionali in termini di comunicazione? Grazie. Scusate,
Grazie mille. L'ultimo intervento dei primi sei è di Gilberto Celletti. Buonasera a tutti, bentrovati e grazie all'Avvento Associati di dare spazio a tutti noi e di creare questi bellissimi scambi culturali e di pensiero. Io sono un avvocato in conseguenza del fatto di essere nato in una famiglia di imprenditori che hanno avuto ben da fare nelle attività della propria impresa. Oggi svolgo anche l'attività di consigliere d'amministrazione di una società del servizio idrico integrato Brianzolo, che è Brianza Acqua e che segue tutti i cittadini in regime di monopolio chiaro della Brianza, i cittadini della Brianza, nonché sono presidente di una piccola associazione, al momento piccola, che si chiama TOP, con due O, che sta per Top Olive Oil Producer, che ha la finalità, la velleità a questo momento di creare un'attività di lobby per i produttori di alta categoria che vogliono rinobilitare l'immagine dell'olio extravergine a livello non solo nazionale ma anche internazionale e quindi creando una nuova immagine del prodotto, facendolo passare da mera utility a must have, un po' come è stato un po' il ci sono un po' di interferenze, Gilberto. Passaggio che fece il vino. Mi sentite? Spero, scusatemi, ma solo con il cellulare ho il computer fuori uso in questo momento. Per dire, la mia domanda è molto semplice. Io reputo che allo stato attuale siamo in uno stato da considerarsi di guerra, cioè non abbiamo le bombe e i missili che cadono sulle città, ma l'economia è stata devastata. In tutte le varie guerre che l'Italia ha subito nel corso del tempo, ci sono stati due periodi. Nel 1845 Carlo Cattaneo, insieme ad altri, costituì la SIAM, la Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri, e poi nel 1933 ci ricordiamo che fu costituita l'IRI, che ben sappiamo essere poi stata in qualche modo smantellata, ma non voglio entrare in polemiche, era l'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Ecco, secondo me, oggi mi chiedo quali possono essere gli stakeholder che possono svolgere questo tipo di attività di ricostruzione e ristrutturazione e, se non ci sono, perché non provare a ricostruirle. Provare ad andare a conclusione del tuo intervento, grazie mille. Ho concluso, grazie mille. Ordine nelle risposte, Francesca? Sì, direi di continuare. Ripristiniamo no l'alfabetica, dai. Alfabetica? Ok, va bene. Poi la invertiamo, facciamo okay. Tutte le combinazioni possibili. Quindi Andrea, a te. Quindi alfabetica di nome. No, io volevo fare l'alfabetica del cognome, così Luca inizia una volta, perché lo vedo che... No. Dai, facciamo la invertiamo, dai. Va bene, quindi... Scusate, allora parlo io e rispondendo un po' alle varie domande. Allora, tutto come prima qualcuno diceva, c'è molta gente che pensa, sì, io sono convinto che ci sia ancora tanti vertici di azienda che siano convinti che tutto possa tornare come prima e quindi c'è proprio da fare diciamo un lavoro anche fortemente culturale. In questo vedo, non l'ho detto prima, lo dico adesso, una grande differenza. Se è vero che i paradigmi, i territori saranno nuovi e il mondo del digitale sicuramente prenderà il sopravvento, ha già preso il sopravvento sulle cosiddette attività di comunicazione tradizionale, io credo che a guidare la ripresa possibile del paese saranno gli over 50 e gli over 60, perché hanno una preparazione culturale e un approccio a questo fenomeno critico che è decisamente più sociale, più aperto, più pronto a, diciamo, dare che non
a limitarsi, diciamo, all'interesse proprio aziendale, che è più frequente, almeno per esperienza diretta, nelle generazioni più giovani e in chi, torno a dire, sta ancora perseguendo in questa stagione obiettivi di ricavi, di fatturato, di margini, che, attenzione, non possono non esserci, perché un tema che poi non dobbiamo dimenticare è che il paese poi negli anni a venire si reggerà sulla capacità di raccolta fiscale data dagli utili delle imprese, quindi non potranno calare a picco, ma certamente io credo che vedo un clima di ricostruzione. Io non sono un ragazzo, ma non c'ero certamente all'epoca, dai libri, dai film di quell'epoca ricordo o cerco di comprendere cosa sia stata la ricostruzione post-bellica. Ecco, vedo negli over 50 e negli over 60 questo tipo di approccio, più un approccio, diciamo, da sistema paese che non da interesse di bottega o di azienda. In questo, se è vero che i canali sociali saranno i nuovi territori, i contenuti però lo fanno le idee, la capacità, la cultura, la preparazione professionale, la competenza delle persone, in questo caso l'esperienza domina. Sul tema estero o meno, allora, che il paese è made in Italy, che il paese non sia mai stato un paese che ha lavorato di sistema, credo che questo sia la nostra storia. È vero che abbiamo dei cavalli di razza che si sono sempre mossi e contrapposti ad altri paesi che hanno invece fatto del sistema paese una grande occasione, diciamo, di effort, di forza comune. Credo che qui per la prima volta ci sia l'occasione, perché le istituzioni si muovono in un'ottica di sistema. Questo governo, forse un altro, ma qui entreremo in un'altra dimensione. Credo che passeremo anche per altri stadi. Oggi l'emergenza mette davanti la sopravvivenza, l'esistenza, il posto di lavoro. Io, ad esempio, sono molto convinto che di qui a qualche mese, superata l'emergenza lavoro, speriamo di averla superata, ci sarà una grande crisi vocazionale, un grande ripensamento delle proprie vite, delle persone, su cui le aziende, i marchi, i prodotti dovranno avere a che fare. Perfetto. A questo punto, sempre seguendo l'ordine, Auro. Penso che toccasse a Giuliana, ma vado io. Allora, a me piacerebbe... Scusate, posso? Scusate, io avevo un'altra cosa, scusate, alle 7:30. Se posso fare un brevissimo intervento e poi mi tocca salutarvi con grande rammarico. Ti ruberei il posto che era il mio, Auro. Ok, prego Giuliana. Scusatemi. Allora, le domande sono tante, io sarò brevissima. Allora, perché gli imprenditori, scusate, perché i politici hanno questo seguito, nonostante tutti siamo d'accordo che non vadano benissimo? Secondo me per la sindrome di Stoccolma. Noi siamo prigionieri, quando un popolo è prigioniero si adatta al suo carceriere, però c'è un limite, quindi secondo me tra poco questo passerà. Ma Made in Italy, sposo tutto quello che ha detto Luca, sono assolutamente d'accordo sulla possibilità di ricominciare, non sappiamo con chi ma come, per fare sistema, come ha fatto la Francia per anni, financo la Germania, tutti i paesi ci hanno superato in questo, dove noi eravamo avremmo avuto molta più possibilità di farlo. Invece all'avvocato, innanzitutto mi iscriverò alla Top Olive Oil Producer, perché mi piace moltissimo e perché produco olio nel posto dove sono adesso e quindi va bene. La domanda era sul post guerra con la SIAM e con l'IRI. Senza arrivare alla SIAM, che è troppo lontano, IRI non c'entra la comunicazione, ma diciamo che tutti noi siamo veniamo richiesti dalle aziende di un parere, soprattutto dalle istituzioni con cui molti di noi lavorano,
sull'intervento dello Stato nelle aziende e qui entriamo in un mondo politico e anche ideologico, se volete, per cui io sono personalmente molto contraria al fatto che lo Stato rientri nelle situazioni di aziendali, come però ero contraria al fatto che lo Stato cedesse, per esempio, scusami Auro, le autostrade. Lì dipende, è una scelta di politica economica. Credo che ognuno dal proprio punto di vista politico poi affronti la vicenda come crede. Non mi ricordo la domanda della signora Di Calvino, che mi è piaciuta molto l'esposizione, ma non mi ricordo la domanda. Margherita, tu te la ricordi? Sto togliendo il muto alla leggerezza. La leggerezza. Grande. Il bisogno di leggerezza. Concordo totalmente. Andrea, scusatemi, mi hanno chiamato per un'urgenza da un cliente di crisi che sto gestendo proprio per il medicale. Mi scuso moltissimo con tutti voi, è stato veramente un piacere e un onore e spero di vedervi al prossimo talk. Grazie. Grazie. Ciao Giuliana, ciao. Grazie. Vado io. Auro? Auro. Sì. Sentite? Sì. Io, se posso, vorrei concentrarmi su due domande. La prima è quella di Conte. Io la penso diversamente da tanti. Penso che Conte abbia avuto una grande capacità, che è quella di tranquillizzare la gente. E questo è il motivo per cui, fino all'altro ieri, il governo, tutto sommato, ha avuto un buon seguito. Adesso deve cambiare. Io non sono fra quelli che pensato che ieri lui sia andato male, che abbia detto cose sbagliate, però il paese ha bisogno di un cambio di passo, quindi sono d'accordo con Giuliana, vediamo quali saranno i sondaggi nelle prossime settimane. Però, se posso dire, ci sono stati anche amministratori che hanno comunicato molto bene, come per esempio Zaia o altri. Mi piacerebbe invece rispondere alla domanda di Tararico sul se siamo in grado, perché questa è una domanda che gli imprenditori si fanno tutti i giorni, poi siccome siamo ottimisti, se no non saremmo imprenditori, ci rispondiamo sempre di sì. È chiaro, non è un cambiamento, cioè chi si è accorto a inizio di marzo che il mondo è cambiato non ce la fa, a meno che non sia molto veloce. Però io penso che qualsiasi società che si occupa di comunicazione sono almeno 10-15 anni che ha toccato i due grandi filoni della nuova comunicazione, che sono il digitale e la sostenibilità. È chiaro che si andrà più sempre in quella direzione e peraltro sono filoni che non delimitano territorialmente un paese, ma possono essere utilizzati per comunicare in tutto il mondo, perché il digitale non ha frontiere, anche i temi cari alla sostenibilità sicuramente non hanno un confine geografico. È chiaro che devi aver studiato prima per farlo adesso e quindi non è detto che tutti siano in grado di farlo, però chi sa maneggiare questi nuovi scenari della comunicazione, ma vale anche per le aziende, no? Non solo per qualsiasi tipo di azienda nel mondo, sicuramente ce la farà. Per chi si è svegliato l'8 di marzo, il 7 di marzo e si è accorto che c'era un mondo che era completamente diverso, quello sarà difficile. Consideriamo che anche la comunicazione, ci sono anche dei colleghi giornalisti collegati, va assolutamente verso la disintermediazione e quindi bisognerà essere molto bravi a cogliere tutti i nuovi media e a cambiare tipo di comunicazione adattandola al media che viene utilizzato per colpire persone diverse. Concordando, e finisco, assolutamente con Luca, che poi l'importante è avere i contenuti, perché nel momento in cui tu hai contenuti, i media da utilizzare, li capisci.
Andrea. Eccoci, sul tema, diciamo, degli errori della comunicazione pubblica e della conseguente un po' inspiegabile andamento positivo sui sondaggi. Dunque, io direi, come ha detto Giuliana, come ha ripetuto Auro, aspettiamo anche un pochino l'andamento dell'economia tra giugno e luglio, e anche c'è questo tema incombente della disoccupazione, della crisi da domanda. Ecco, diamo il tempo per riformulare un giudizio su questo governo alla luce di quello che avverrà a livello economico. L'altra considerazione, sono d'accordo sempre in tema di comunicazione pubblica e degli errori con Guido Talarico, che è un po' di autocritica da chi ha fatto la comunicazione istituzionale sarebbe necessaria. Poi la nostra è una categoria che difficilmente riconosce di aver sbagliato, ma questo è un po' in Italia quasi tutti difficilmente riconoscono di aver sbagliato. Sul tema della Germania e del Sudafrica, che Zaurini ha sollevato, diceva bene la Latella, ci sono i tedeschi e ci sono i sudafricani in quei paesi, quindi è evidente che la resilienza dal punto di vista sanitario è anche giustificato da chi erano poi gli utenti dei servizi sanitari. Allora, l'intervento di Ottavia mi è piaciuto e lo associo a quello di Andrea De Micheli sul tema culturale in generale dei servizi culturali, cioè occorre, è vero, leggerezza, siamo tutti d'accordo, e oltre ai barbieri che ci mancano e ai parrucchieri che ci mancano, a me personalmente mancano molto teatro, cinema, jazz club, e sono preoccupato su come verrà comunicata la ripresa in termini di comunicazione. Concludo con il tema del Made in Italy, che è comparso in varie direzioni, è comparso in Guido ed è comparso in Gilberto Celletti. La sfida di difendere il Made in Italy è centrale, e oltre che ovviamente di difendere il turismo in Italia, per una ripresa reputazionale dell'Italia a livello internazionale. Io non ho timore di utilizzare la parola ricostruzione, che è contenuta dentro l'acronimo IRI, anzi ho sempre guardato con affetto all'IRI quando c'era, poi è stato smantellato come molte cose all'indomani della Prima Repubblica. Io ritengo che, anzi, la nostra chat, questa è una cosa che vi dico, appena si entrerà in fase 2 cambierà nome da resistenza e resilienza in resilienza e ricostruzione, mantenendo sempre l'acronimo RR, però la ricostruzione farà parte anche nella comunicazione, farà parte dei prossimi 12-18 mesi, quindi è corretta l'osservazione di Gilberto. Poi finisco con un tema che è ritornato 3-4 volte nel corso della serata, come sarà il dopo? Secondo Enzo Manes, che ha fatto un talk resiliente con noi, dice che il dopo tutti si comporteranno peggio, cioè torneranno a fare il peggio al quale erano abituati prima, e invece Massimo Zaurini ha parlato di competenza, serietà e speranza. Non so quanto ci si potrà ispirare anche nella comunicazione a competenza, serietà e speranza. Stiamo a vedere, questo non facciamo i maghi o i chiromanti, facciamo solamente quelli che comunicano per il dopo. Bene, grazie Andrea. Passiamo al secondo slot di domande con Chiara Patitucci, Maddalena D'Alfonso, Francesco Fadda e l'ambasciatore Vento. Chiara. Buonasera a tutti. Io mi occupo di marketing e comunicazione, e quindi diciamo che è un po' il mio argomento, la comunicazione, cose che mastico tutti i giorni. E volevo fare due riflessioni e chiedere appunto il parere degli ospiti di questa sera. La prima riguarda la comunicazione interna. Non so quante aziende si siano occupate veramente in questo momento di fare comunicazione all'interno, nei confronti degli, sicuramente degli impiegati, ma diciamo degli stakeholder in generale, quindi di tutti coloro che ruotano attorno a un'organizzazione, al di là, diciamo, di comunicazione di servizio, quindi che riguardano un po' anche l'obbligo di comunicare notizie formali,
Lo penso soprattutto per un tema di advocacy, cioè di mantenere viva, appunto Barabino parlava di relazione nei confronti dell'esterno, ma assolutamente anche nei confronti delle persone che stanno all'interno, che ricordiamoci, qui diciamo, la mia riflessione è piuttosto in termini, come dire, quasi di brand, che i primi ambasciatori sono sempre le persone che stanno all'interno. Questa è la prima riflessione. La seconda invece è sulla comunicazione esterna. Allora, abbiamo parlato di valori. Secondo me bisogna sicuramente non solo partire dai fatti, soprattutto in questo momento in cui i fatti sono abbastanza drammatici, quindi piuttosto, come dire, sotto un certo punto di vista bisognerebbe proprio ignorarli e pensare a un futuro diverso, ma in particolare quando si parla di valori, io diciamo i valori li vedo molto legati a delle azioni, cioè non tanto comunicare valori come se fossero un manifesto, una proiezione di un qualcosa che ancora non esiste, ma fare una comunicazione, io la chiamo generativa, cioè mi viene in mente proprio, non lo so, qualcosa di prolifico, cioè che dia luogo poi a delle azioni in grado di coinvolgere le persone e le aziende e di metterle in relazione. Quindi diciamo una comunicazione che porti a delle azioni condivise. Spero di essere riuscita a spiegare il concetto. Grazie. Assolutamente sì. Maddalena. Buonasera, io sono un architetto, mi occupo molto di exhibit design, museografia e in questo ambito ovviamente la comunicazione è fondamentale. Sono anche parte del International Committee for Architecture and Techniques dell'ICOM delle Nazioni Unite e vorrei parlare di due cose molto diverse. La prima è proprio diciamo riguardo al futuro della comunicazione in questo contesto e faccio un esempio. L'International Committee sta ideando una nuova proprio definizione di museo, dove le parole chiave sono polifonico, inclusivo, accessibile, sostenibile. Saranno proprio per noi delle chiavi, erano le chiavi, diciamo, su cui stavamo puntando, ma su cui dopo diversi webinar consideriamo di dover puntare in questo momento proprio per rifondare anche un dialogo che non sia puramente appunto diciamo identitario dei luoghi in cui viviamo, ma che determini proprio un nuovo modo anche di pensare la interconnessione fra i posti, la interconnessione culturale, un nuovo linguaggio, perché ad esempio questo Covid, come vediamo, è un problema mondiale, quindi in qualche modo il modo della la comunicazione, la reazione che dovremmo cominciare ad avere è anche una comunicazione appunto che ci tenga legati un po' tutti. E questa è la prima cosa che vi domando, se voi vedete queste parole come delle possibili parole chiave e anche appunto i 17 goal della sostenibilità delle Nazioni Unite, se fanno parte o possono fare parte di un plus per la ricostruzione. Io sono d'accordissimo con Andrea Vento che noi, pur non trovandoci assolutamente in una dimensione di guerra, a me non piace per niente invece la comunicazione sul tema della guerra, però sicuramente dovremmo ricostruire. E forse ricostruire proprio un pensiero più consapevole che in qualche modo stavamo già cercando di determinare prima. La seconda questione invece riguarda un rapporto di comunicazione invece più magari giornalistico, quello che io vedo nella televisione moltissimo e che trovo parecchio avvilente, sia sul piano della pubblicità, pubblicità sono tutte molto uguali, ripetitive, sia sul piano proprio dei messaggi educativi che stiamo cercando di dare. Dopo due mesi dalla chiusura ancora compaiono questi laconici messaggi, lavati le mani, non stare in assembramenti, stai a casa. Io penso che le persone si meritino molto di più, si meritino di capire, ma anche un accompagnamento proprio dal punto di vista di voi comunicatori diverso, com'è il rapporto con i media per voi? Come sta funzionando? È possibile determinare qualcosa di nuovo? Grazie, buonasera. Grazie e adesso Francesco Fadda. Sì, buonasera a tutti, sono Francesco Fadda per l'appunto, sono in collegamento da New York, collaboro da diversi anni con Andrea Vento qui dagli Stati Uniti, in particolare nella promozione di eventi culturali e quindi insomma in qualche maniera avendo sempre un
un'ottica generale su quello che è la comunicazione italiana in senso lato negli Stati Uniti. Nella mia carriera ho anche aiutato aziende a entrare sul mercato americano nel campo del food, dell'editoria e in altri campi. Quindi mi associo in qualche maniera alle critiche, diciamo, che anche Luca, che saluto, ha fatto sulle difficoltà che l'Italia ha nel fare sistema paese. Mi chiedo se alla luce di questa crisi ci sia una speranza, una possibilità che in qualche maniera, anche attraverso eventualmente effetti di M&A, l'Italia possa muoversi di più come sistema paese e quindi adottare una comunicazione più pregnante del Made in Italy, a parte appunto gli attori che vanno da soli, che sono quelli più importanti della moda, del lusso in generale. Qui da New York volevo fare un'altra considerazione sulla comunicazione politica o istituzionale che avviene qui. Oggi noi forse sorridiamo in Italia a questo, ma diciamo è stato dato grande risalto al fatto che il presidente Trump voglia firmare di persona o comunque far mettere a porre la sua firma sugli assegni che andranno ad aiutare le persone colpite dal Covid-19. Quindi questo viene visto come un grande fenomeno comunicativo, al di là delle sue uscite su Twitter, tanto che il senatore Schumer, che è il capo dei democratici al Senato, vuole fare una proposta di legge per bloccare per non dare a Trump questa possibilità. Quindi uno spunto di riflessione su come poi questa politica va ad influire anche sulla risoluzione della crisi, e in un paese come gli Stati Uniti, a cui tutti guardano, lo diceva qualcuno prima, come una leadership per uscire da questa pandemia, in realtà si sta forse incartando su se stesso sempre di più. Grazie a tutti. Grazie. E adesso invece piccolo cambio in corsa, perché c'eravamo persi due prenotazioni. Giovanni Fasanella. Bellissima presentazione. Sono un giornalista in pensione, ho fatto per molti anni il giornalista politico, prima all'Unità e poi per quasi 30 anni a Panorama. Adesso mi occupo quasi esclusivamente di ricerca d'archivio. Le due domande molto telegrafiche. La prima forse è stato già detto, ma non ho molta confidenza con questo mezzo, e per cui lo schermo tende a... mi distraggo. Ecco, probabilmente è un mio problema, e quindi non ho colto alcuni aspetti. La comunicazione istituzionale o la comunicazione politica, sì, è stato un disastro, sono d'accordo anch'io. La domanda è, ma avevano qualcosa da comunicare? Cioè, si è trattato soltanto di un limite tecnico nell'utilizzo del mezzo, diciamo così, o anche un vuoto di idee, di cose da dire all'opinione pubblica? La seconda domanda è, ci sono stati anche elementi di tossicità, come si dice oggi, nella comunicazione? Grazie. Grazie. Pasquale Maria Cioffi, che aveva già contribuito in chat con una serie di suggestioni. Che fosse rimasto. Allora, vedo che si è forse allontanato, vedo adesso, anch'io tra i vari volti cerco di navigare. Allora magari facciamo parlare l'ambasciatore Vento e poi torniamo su Pasquale. Saluto innanzitutto il presidente Barabino e vorrei agganciarmi alla nozione di valori come pilastro di quella che dovrà essere effettivamente la strada della ricostruzione. Non c'è dubbio che dal 1° giugno in poi, nel mondo che si va riaprendo, l'Europa che si andrà riaprendo, occorrerà lavorare molto sul terreno della narrativa. Io ho l'impressione che in Italia ci sia effettivamente una narrativa da cambiare. Innanzitutto il mantra del aiutare l'Italia. Cosa significa aiutare l'Italia?
L'Italia è un paese che per la sua ricchezza passata, per il livello del risparmio privato, è oggetto delle ambizioni e dei disegni, sia ben chiaro, anche legittimi, naturalmente, dei nostri concorrenti. Questo lo si vede per l'interesse che portano le nostre banche, le nostre compagnie di assicurazione, le nostre industrie e imprese di eccellenza. Questo discorso dell'aiutare l'Italia, io l'ho visto nella mia esperienza professionale, nel ricorso ossessivo, devo dire deprimente, agli organismi multilaterali, nel trittico ONU, NATO, Unione Europea, che poi si è tradotto ovviamente da parte della classe politica italiana, delle classi politiche italiane, con qualche eccezione di qualche autentico statistico nell'arco degli ultimi 75 anni, nella esportazione di responsabilità e nell'importazione di influenze. Il discorso dell'aiuto, che può far parte di un DNA nazionale, adesso non voglio risalire a Machiavelli, a Guicciardini, il particolare, eccetera, che si risolve in una sorta di pendolarità fra il vittimismo, il familismo e il narcisismo. Quindi noi passiamo da un eccesso all'altro in modo abbastanza pendolare. Cambiare la narrativa. Quindi cambiare la narrativa, innanzitutto abbandonare il tradizionale ricorso, un altro mantra, attrazione degli investimenti esteri. Noi siamo esportatori netti di capitali ogni anno. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Messina, lo ha illustrato in una maniera eccezionalmente efficace qualche giorno fa. Quindi in realtà io ho l'impressione che il mondo che si aprirà dinanzi a noi, in un processo, ripeto, di recupero, di ricostruzione, dovrebbe innanzitutto portare a una selezione nel nostro paese tra quello che c'è di valido a livello imprenditoriale, sappiamo bene che c'è molto di valido a livello imprenditoriale, ma anche di quello che c'è di improvvisato, di opportunistico, di mordi e fuggi. Lo abbiamo visto nell'arco degli ultimi 40 anni. Ovvero anche quella sfiducia dall'alto, perché attenzione, la sfiducia dal basso è soltanto speculare alla sfiducia dall'alto. La sfiducia dall'alto, cioè non nel mercato, ma nel sistema italiano. Lo abbiamo visto attraverso dei passaggi generazionali nelle più grandi imprese italiane, in una serie di operazioni avventate, sciagurate e così via, che hanno portato poi, diciamo, a una deprimente panoramica della situazione italiana. Quindi, per concludere, i valori. Io ho l'impressione che la risposta strategica, in questo mi riferisco anche al dilemma chi saranno i vincenti e chi i perdenti di tutta questa vicenda, la risposta strategica deve puntare su tre elementi fondamentali. La qualità, quindi con una selezione, ripeto, darwiniana quasi, quello che c'è di valido e quello che non c'è nel nostro paese, la professionalità e la responsabilità. Qui per quanto riguarda la responsabilità, citerò un caso per tutti, l'altissimo livello dei non performing loans in Italia, che è il quadruplo, il quintuplo di quello degli altri paesi. Che cosa significa? Sì, c'è stata una lunga recessione, lo sappiamo e così via, ma evidentemente c'è stato anche da parte di molti prenditori di capitali, di prestiti e così via, scarsissima responsabilità e forse da parte di alcuni banchieri nel concederglieli. Quindi il piacere della qualità, l'orgoglio della professionalità e ovviamente anche l'onere della responsabilità. Io ho l'impressione che c'è un campo fra tutti dove effettivamente la qualità è incontrovertibile quando esiste, non può essere messa in discussione. Ed è quello della grande musica, dalla lirica, la musica sinfonica, alla concertistica. Su tutto il resto si può discettare ovviamente, anche su altre forme di arte, di cultura e così via. Ma sulla qualità, per esempio, la musica, in quello effettivamente dà dei giudizi definitivi. Grazie. Adesso dovrò prendere le altre cose, non si preoccupi, mettiamo. Allora, passerei la parola in realtà ad Alberto Traudini, perché
dovete sapere che stanno cercando di testare l'agilità della start-upper che ha dichiarato i suoi 45 anni. Quindi, Alberto, a te la parola. Buonasera a tutti. Allora, devo dire che l'intervento dell'ambasciatore Vento sul tema dei valori con cui ha iniziato era esattamente il tema che volevo mettere in campo anch'io, e ovviamente lo farò molto peggio, però provo a fare qualche commento in più. La grande battaglia, io parlo soprattutto dal punto di vista delle aziende, sarà proprio questo dei temi dei valori. E i valori o ce li hai o non è che te li inventi in 5 minuti. Quindi molta della comunicazione che è stata giudicata, anche criticata prima, di alcune aziende dal punto di vista di comunicazione, che escono con i grassi, eccetera, perché purtroppo alcune aziende dei valori non ne hanno, e creare quello che in inglese si chiama il purpose non è un'operazione semplice né particolarmente veloce. Ci vuole tempo, bisogna crederci, e bisogna avere degli imprenditori, delle fondazioni. Credo che il processo che Armani sta portando avanti, di portare avanti una fondazione, sia per esempio una strada di estrema attenzione nel nostro sistema. La fondazione potrebbe... Scusatemi, sento gracchiare, forse sono io, non so se sono io. Quindi la fondazione potrebbe essere un meccanismo molto importante, molto rilevante, molto presente nei mercati del nord Europa, per esempio. Quindi devo... Una delle cose che all'inizio della conversazione, quando avete parlato i comunicatori, che è stato posto in risalto, sono state tutte le donazioni che sono state fatte dalle aziende. Beh, devo dire che quelle fatte dagli imprenditori a me sembravano francamente molto poche rispetto, io ho vissuto negli Stati Uniti, rispetto a quello che fanno gli imprenditori statunitensi. Quindi l'impressione che ho è che, per l'amor di Dio, è un primo passo, ma mi auguro che sia solo un primo passo, perché se è tutto quello che facciamo, ho l'impressione che il paese avrà parecchi problemi sociali nel prossimo futuro. Li avrà comunque, ma lo sforzo deve essere proprio delle persone che oggi hanno avuto di più nel nostro contesto per dare una mano alla ripresa di questo paese. Quindi valori sì, è centrale. Anche perché il sistema di valori tornerà, secondo me, alla fine di questa crisi, tornerà sicuramente come l'argomento più importante in cui tutti dobbiamo rivederci. E l'ultimo commento che condivido moltissimo dell'ambasciatore è quello che il nostro paese è un paese ricco. Gli risparmi privati sono più di 4.000 miliardi rispetto a molti altri paesi europei, siamo comunque dei paesi più ricchi. Quindi, oltre a questa continua retorica e continua discussione di quello che devono fare gli altri per noi, credo che il tema oggi è che cosa dobbiamo fare noi per noi, e questo secondo me si discute troppo poco, sempre in attesa che qualcuno debba per forza di cose aiutarci, quando probabilmente ci sono paesi al mondo, senza probabilmente ci sono paesi al mondo molto più in difficoltà di noi. Grazie, buona serata. Ricordiamo ai presenti che Alberto è partner industriale del Fondo Strategico Italiano. Perché non c'era la presentazione. Scusami Andrea, mi sono dimenticato, ma è sera, andavo veloce. Ciao. Perfetto. Pasquale, c'è qualcosa che possiamo riportare dalla chat e da Facebook? Ma guarda, la cosa, buonasera a tutti, è stato interessantissimo anche per chi come me fa questo lavoro da tanti anni, e anche i commenti che ho visto erano commenti che in realtà prendevano, utilizzavano questi stimoli, ma anche questi stimoli sia critiche sia positivi. Ho visto un'attenzione anche al concetto che è stato rimarcato in maniera diversa, ma da tutti i relatori, quello di un'attenzione all'etica, un'attenzione a un mondo che è cambiato e che non può essere più lo stesso. E mi permetto di aggiungere una cosa, che in effetti questo dibattito, mentre lo ascoltavo e guardavo anche i commenti su Facebook, che in diversi, o per comodità di strumento o per timidezza, ci seguono su Facebook, ma in effetti è mancato un dibattito da parte dei comunicatori italiani,
sia l'associazione come Ferpi, ma l'associazione che fanno capo alla Confcommercio, alla stessa Confindustria, non c'è stata nessuna presa di posizione, ma nessun appello sull'esigenza che il mondo è cambiato, e quindi in questo caso uso le parole di Barabino, ma potrebbero essere anche di Palomba, le tue come gli altri, il mondo è cambiato e quindi bisogna cambiare in maniera diversa. Quindi questo talk potrebbe essere utilizzato anche in questa misura, perché è vero che ci sono degli importanti professionisti della comunicazione, non solo della comunicazione, ma anche per dare un segnale diverso, perché viviamo veramente anche sulla riflessione rispetto a cosa, al di là delle valutazioni sugli aspetti positivi o negativi dell'azione di governo, ma i costi della cattiva comunicazione che abbiamo avuto, costi della cattiva comunicazione pubblica, ma anche purtroppo, come è stato sottolineato, da alcuni imprenditori. Grazie. Grazie mille Pasquale. Lasceremo quindi la parola ai tre speakers. Adesso che ordine preferite possiamo fare? Allora, magari dico solo io una cosa di 30 secondi, rispondo solo a Giovanni Fasanella, perché trovo che sia interessante. La prima domanda era: avevano qualcosa da comunicare i comunicatori istituzionali? Io ritengo che avevano l'obbligo di comunicare in un'emergenza come questa, però gli è un po', come dire, presa la mano su questo bollettino di guerra che ogni giorno alle ore 6 chi l'uno, alle 5 l'altro, dovevano, diciamo, comunicare. C'è stato un eccesso di comunicazione che è stato un vero e proprio boomerang, a mio modo di vedere, almeno per quanto riguarda anche la regione Lombardia, dove abbiamo molti amici. Ecco, questo eccesso di comunicazione si è sentito ad un certo punto, quindi io ritengo che nessuno pensava che la campagna sarebbe stata così lunga. Bene o male siamo a 9 settimane e tutti i giorni questi signori erano obbligati a raccontare qualcosa, nel bene o nel male, più nel male che non nel bene, e questo a un certo punto ha stufato. Sul tema della tossicità e sul tema, dico, della disinformazione, vabbè, è agli occhi di tutti che c'è qualcosa che è stato molto tossico immesso nei circuiti tradizionali, però è anche vero che questo lockdown ha permesso a tutti noi di avere strumenti meno superficiali, a mio modo di vedere, per comprendere se c'era tossicità e se c'era disinformazione, nel senso che dopo 9 settimane siamo tutti molto più aware, siamo tutti molto più consapevoli che ci possa essere stata forte manipolazione della comunicazione. Io credo questo, sarò ottimista, ma credo che siamo un pochino vaccinati, per usare un termine caro al momento, dalla tossicità della informazione. Grazie. Grazie mille. Allora seguirei adesso con farei seguire l'intervento del dottor Barabino. Eccomi. Cosa mi viene da parlare un attimo della comunicazione istituzionale, Andrea, mi hai anticipato. Dico, di un lato Giuliano diceva che il Presidente del Consiglio ha grande consenso. Credo che francamente che dopo ieri ne abbia assai meno, perché sono tanti i temi, anche se da un punto di vista della comunicazione credo che la più grande problematicità l'abbia messa in campo la Regione Lombardia, che nel tempo si è compreso essere una comunicazione, a mio modo di vedere, omertosa. Però qui è un altro tavolo. Se vuoi, io ieri mi sono segnato che non c'è stata nessuna priorità di intervento nella scaletta di Conte, nessuna menzione delle tecnologie di tracciamento, nessuna gradualità per età, dove per settimane ce l'avevano detto, nessuna differenziazione locale. Qui c'è un paese che viene trattato allo stesso modo, con un problema, lo vedevo adesso, qui ogni tanto io mi giro a destra perché vedo Sky, è uscita una chart in cui la dimensione del fenomeno tra Lombardia e Lazio è 1 a 79, quindi stiamo parlando, no, di provvedimenti che probabilmente potevano essere diversificati. Questo perché? Perché noi siamo dei comunicatori, ma non siamo il paese. Il paese è diverso da noi e il paese comunque ha recepito questo,
questo messaggio di quest'uomo e di questo direttivo che comunque ha dato delle indicazioni. Sono anch'io convinto che oggi siano assai carente, dico un tema, un Presidente del Consiglio che in 9 settimane non viene a visitare Milano e la Lombardia è un Presidente del Consiglio che manca di attenzione verso quello che è il cuore del problema. Dall'altro lato, io in questo momento sono a Milano in pieno centro, innegabile dire che questa Lombardia ne ha combinate un po' tante e forse poteva decisamente far di meglio. Ho finito. Grazie mille. Lasciamo la parola ad Auro Palomba. Sì, 2 cose veloci. Io penso che in questo momento la politica sia ostaggio dei virologi che hanno sostituito i cuochi, che avevano sostituito i calciatori, che avevano sostituito i magistrati. E quindi, essendo noi in mano a persone che hanno, se non altro, un inconscio vantaggio a mantenere vive le nostre paure, nel momento in cui la politica si affida a loro fa fatica poi a liberarsene. Quindi io sono abbastanza convinto che Conte o comunque molti ministri fossero entrati nell'ultimo consiglio con un'idea e ne siano usciti con un'altra, perché tu hai questi virologi che ti dicono che adesso arriva la seconda ondata di contagio, che bisogna stare attenti, che va bene, però come diceva anche Battista, PG Battista, oggi non possiamo vivere in un esperimento sociale, no? Quindi la politica dovrebbe a un certo punto fare sintesi, quindi ascoltiamo i medici, ci dicono qual è la situazione stress test e poi uno sceglie una via che, perché se fosse per i medici non beremmo il caffè, non usciamo di casa quando fa freddo, non beviamo. Quindi bisogna anche un pochino pensare che la politica è stata costretta a inseguire questi scienziati, che poi, di cui poi noi sappiamo anche poco, tutto sommato, quindi visto che spesso dicono cose contrarie l'una all'altra e sono lì a dire chi ha più titoli dell'altra. Poi per rispondere invece a un'altra domanda velocissimamente, secondo me sì, le parole d'ordine saranno, mi sembra dell'architetto forse la domanda, saranno sostenibilità, inclusione, tutti i valori che già c'erano latenti ma che sicuramente dovranno essere ancora più presenti nella vita delle aziende e quindi anche nella comunicazione. Grazie, grazie mille. Francesca, vedo che stai parlando, ma hai il muto? Ecco qua, sì, sono dovuta rientrare perché ero stata buttata fuori dalla connessione. Direi che siamo giunti a quella che è la conclusione del nostro talk, sono già le 8:14, per cui insomma cercherò di dare dei take out, come facciamo solitamente, per poi rimandare all'appuntamento di mercoledì con un nuovo talk resiliente. Allora, cosa ci portiamo a casa? Dunque, ci portiamo a casa sicuramente 3 parole chiave. La ricostruzione di quello che è il futuro già iniziato, perché il cambiamento lo stiamo già vivendo e con molto realismo, un pizzico di ottimismo, dobbiamo dire che al prima non torneremo e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche per ricostruire qualcosa che abbia senso per i brand, per i consumatori e che lo abbia anche in una dimensione sostenibile, proprio come ricordava Auro nel suo ultimo intervento. Dobbiamo ridare fiducia insieme al senso e al purpose delle aziende e in qualche modo sappiamo che sarà sicuramente una stagione segnata da fusione, da M&A, e dall'altra sappiamo anche che liquidità, quindi liquidità, ma anche chi saprà utilizzarla e dall'altra anche chi saprà rigenerarsi navigando in quella che è una globalizzazione che continuerà a esistere, quindi insomma il mondo lo vivremo e lo vedremo sempre in una dimensione globalizzata. Andrea ci ricordava che sarà un futuro più a misura d'essere umano, più tecnologico, ma una dimensione più umana e anche più di prossimità.
Giuliana ci ricordava insieme anche a Luca Barabino l'approccio pragmatico in cui dovremmo vivere le nuove competizioni tra luoghi, tra operatori, e dall'altra invece sappiamo che la realtà, pensando a quello che sarà il mondo degli eventi, delle fiere, sarà una realtà che verrà raccontata forse attraverso quella che è una realtà aumentata, non più virtuale come accadeva qualche anno fa con Second Life. Quindi non creeremo mondi paralleli, ma cercheremo di riprodurre, rispettando così il social, il distanziamento sociale, in realtà virtuale per far conoscere servizi, per far conoscere prodotti, e il tutto verrà corredato da webinar e altri format che tutti noi stiamo cercando di ripensare nel migliore dei modi. Chiara poi, Patitucci, ha sollevato il tema della comunicazione interna e ha anticipato una conclusione che volevo aggiungere. Abbiamo parlato della comunicazione dei brand, la comunicazione pubblica, c'è una dimensione molto importante che è quella della comunicazione interna, anche perché dovremo in qualche modo normalizzare quello che è il remote working che stiamo vivendo, fatto di Zoom continui, di Teams continui o qualsiasi altra piattaforma che ci tiene in conferenza con tanto di video per tutto il giorno, e in questa normalizzazione dovremo in qualche modo superare le comunicazioni di servizio, ma fare proprio una vera e propria comunicazione interna verso quelle che sono le persone delle aziende, delle nostre aziende, per rinnovare un senso di appartenenza, perché si diventa ambassador quando ci si sente parte di una squadra, ci si sente parte di un tutto, e quindi probabilmente ci sarà anche un rilancio di quelle che sono delle forme di engagement delle persone che stanno dietro i brand, che siano brand al consumer, che siano quelle degli operatori che aiutano le aziende. Direi che ho cercato di riunire i tanti contributi, tutti i talk vengono registrati, quindi c'è anche la possibilità di riascoltare e riascoltarsi. Non so Andrea, Margherita, ma anche Luca e Auro, se volete aggiungere qualcosa. No, ritengo che si è fatta una certa ora per parte mia, vi invito tutti, però lascerò poi magari un commiato anche a Luca e ad Auro. Per parte mia, tutti invitati mercoledì, come dicevamo, con Stefano Parisi per parlare di ricostruzione, appunto, che è stato il tema che è tornato spesso oggi, e giovedì con Roberto Luongo per parlare di difesa e promozione del Made in Italy, altro tema che è tornato molto oggi. Quindi siete tutti invitati. Auro e Luca, volete salutare il nostro pubblico? Prima volevo ringraziare te Andrea per questa opportunità e dare due messaggi velocissimi. Uno, che siamo tecnologici, visto che ci siamo visti in Zoom, e due, che è bello che i comunicatori pensino a fare sistema, se non altro nei momenti di difficoltà, e qua ci sono tanti colleghi che hanno seguito questa chat. Andrea, io anche ringrazio voi, scusi, mi guardavo se ero mutato, ma no, pensavo ci invitassi a cena questa sera, quando hai detto ci vediamo. Ragazzi, bottiglie di champagne per tutti appena usciamo dal tunnel, dal buco. Sei deluso, guarda quanti sorridono e si aspettavano un invito magari anche un po' borderline. Sai che festeggiamo l'estate, Luca, e tu sei sempre mio ospite, quindi esatto. Anche questa, spero di festeggiarlo presto quest'estate, perché... un po' prima del tempo. E in tutto questo quadro io dico che la comunicazione è e sarà importante, non però solo sarà, è, perché il dopo è già avvenuto, no? Non c'è più il prima e non ci sarà più il prima. Ci sarà un dopo che si evolverà e che si sta già evolvendo da 9 settimane e diventerà sostanzialmente diverso. E credo che voi avete parlato di valori, io parlo ancora più con precisione di missione dell'azienda. Le aziende saranno chiamate a comunicare la propria missione, che sarà un mix di comportamenti commerciali, ma anche di comportamenti di grande impegno sociale. Grazie ancora. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Buona serata. Grazie.
Grazie a tutti. Informo inoltre che vi invierò nei prossimi giorni lo studio del dottor Comero di cui si parlava in chat, in modo che tutti possiate leggerlo. Grazie a Margherita. Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille, a presto, a mercoledì. Grazie ad Andrea. Sì, grazie Andrea, ciao. Grazie Andrea, ciao. Ciao, ciao caro. Male, pensavo di venire a cena da te, ma...